Thank you. Ragazzi, ma ciao ciao a tutti, ragazzi. Lo so che non vi aspettavate il pardo, lo so che vi aspettavate il pardo, ma avete trovato me. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che poi. Eh, come vedete dietro, c'era un green screen. Volevo farvi anche lo scherzetto oggi. Nel portarvi, magari io che stavo in spiaggia a bermi il cocktail, ma non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti, purtroppo il computer mi ha dato forfè per quanto riguarda il green screen. Buongiorno, direi meglio del pardo. No dai Samuel, meglio del pardo non c'è nessuno. Uh, io non ti faccio la salve, non giochi con Raidon. Allora, guarda, ti dico, Pardini ci è stato molto vicino, però... Alla fin fine porta altre cose. Ciao, buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, ti ricordavo diverso. Sì, è sono un po' ingrassato. Ciao Federico, un bacione. Uh, <ride> vedo che ha cambiato location e accento. Ciao, ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Uh, allora, diciamo, live un po' improvvisata, ragazzi. Eh, quindi, come vedete. Ho provato a organizzare il meglio possibile grafiche di pardini. Eh, L'unica cosa che non mi ha dato il pardo è l'accesso alla chat. Eh, quindi diciamo che... Dimmi, dimmi. Adesso cominciano a uscire i meme di mainstreaming. Eh, grazie mille per l'abbonamento, Jam. Intanto recupero un attimo gli abbonamenti. Ragazzi, grazie Marco Zala per l'abbonamento. Dai, pardo, pensavi che ero il pardo. Ovviamente, però no. Eh, buongiorno, Pippus. Grazie mille per l'abbonamento. E... Eh, Comunque, buongiorno a tutti ragazzi, e come dicevo, il Pardo non mi ha lasciato uh, il codice per la chat, quindi non posso farvi vedere la chat in streaming mentre parlate, però comunque non, posso neanche, non riesco neanche a vedere quanti siete, quindi vabbè, a me non mi interessa, tanto ci facciamo una chiacchierata tutti insieme. Uh, sedia Antipatica, buongiorno e grazie mille per l'abbonamento. Il Pardo è disperso ai lei, eh, parliamone, parliamone. Uh, allora, il Pardo sì, eh. Uh, ha avuto una problematica rigu eh, riguardo i passaporti. Se avete seguito eh, la storia su Instagram, eh, ha avuto... Eh, sì, eh, sì, buongiorno Dave, sì... Eh, eh. Ah, il pardo purtroppo è disperso per Los Angeles quindi um, uh, il pardo praticamente gli hanno fatto un controllo di tre ore uh, dei passaporti uh, negli Stati Uniti può capitare può capitare che uh, purtroppo ti tengono più del dovuto uh, ai controlli perché devono controllare le tue informazioni in più penso che Francesco uh, parte Francesco, Francesco almeno che uh, non gli cancellano il volo per Honolulu ragazzi Francesco insomma dovrebbe partecipare al mondiale. Sì solito da fortuna più che altro mi dispiace perché, eh, diciamo, la maggior parte dei viaggi che fa per andare ai mondiali eh, si rivelano purtroppo certe volte dei viaggi che potevano andare meglio. Eh, alla più brutta, la vedremo a Hollywood, e eh, vabbè, diciamo che essendo 12 ore, difficilmente, insomma, magari eh, andrà in giro per Los Angeles. Uh, sì, 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 sì sicuramente Federico, stacca la California uh, no, allora io penso che il controllo deriva dal fatto che lui viaggia parecchio uh, primo accetto fallito del parto, fantastico <ride> questa è stata bellissima e, uh, portare un paio di tassi no, allora, non penso, l'Esta l'ha pagato, non è la prima volta che va in Stati Uniti uh, grazie mille a per l'abbonamento, 43 mesi, grazie mille il pardo da Los Angeles ti supporta. Buongiorno, buongiorno bestivi. Eh, allora, ehm, io penso che lo abbiano fermato per il discorso che lui viaggia veramente tanto. E quindi hanno fatto dei controlli un po' più mirati. Pu pu può purtroppo capitare. Eh, è stato axato IRL. Mamma mia, stamattina mi state facendo impazzire. Sono veramente mi state facendo ridere tantissimo. Eh, ciao Anvi, grazie mille, grazie mille. Sì, abbiamo un commentary veramente difficile per questi mondiali. Eh, diciamo che so, eh, o, o sapete, insomma, che dovremo streamare dalle 8 di sera e finiremo alle 7, 8 di mattina. Eh, grazie mille, Gnateo, per il 45 mesi. Mamma mia, incredibile. Pardo ringrazia da Los Angeles. Oggi, oggi faccio tipo l'NPC: Pardo ringrazia. <ride> Quindi ogni volta che fare un abbonamento faccio Pardo ringrazia. Va bene? Quindi facciamo così: faccio tipo NPC ogni volta che vi capiterà di, di fare un abbonamento, Tony Crip. Pardo ringrazia, grazie per l'abbonamento, Prime. Eh, Uh, Alligator, ciao! No, guarda, spiegavo in realtà di cosa parleremo oggi. No, in realtà ancora non l'ho detto. Però stavo parlando un po' di quello che è successo a Francesco. Francesco Partini, lo ripeto, per chi si è connesso solo ora. Uh, ha avuto un problema con il passaporto a Los Angeles ed è stato costretto a rimanere 24 ore uh, lì. Insomma, non è ancora è Anchorage, insomma, è Los Angeles. Quindi, diciamo, 24 ore si passano bene a Los Angeles, però. Um, Comunque, eh, eh, poteva già stare sulle spiagge di Honolulu e tranquillizzarsi, vedere gli amici eh, e, diciamo, staccare un po' prima del mondiale. Invece, sono quelle cose un po' antipatiche. Eh, è vero, è vero, Dave. È vero, Dave. Eh, buongiorno, Marvottolo, ma parto solo sfiche. Eh sì, vabbè. Samuele, grazie mille per la sub. Grazie mille, grazie mille. Eh, ring... Pardo ringrazia da Los Angeles, poi quando arriverà l'Hawaii ringrazia dalle Hawaii, quindi domani farò, cambierò, pardo ringrazia dalle Hawaii. Eh, oggi giochiamo con Raidon? No, allora, oggi eh, facciamo un talk, ragazzi, oggi analizzeremo quello che eh, an ci andremo ad aspettare al mondiale, quindi eh, quello che capiterà eh, sostanzialmente sarà che faremo un talk eh, analizzando oggi... I giocatori giapponesi e nordamericani Mentre domani Oh grazie mille ragazzi abbiamo fatto il treno Ma incredibile ragazzi guarda che poi il pardo Mi vuole di più sul canale è un macello Poi gli devo chiedere la fattura eh, Sniperazza avete già liberato e ancora Ammanettato no allora Sniperazza Sta facendo un momento Di zen perché si deve Liberare da questa maledizione a Maui quindi in un'altra località vicino a Honolulu eh, Chiedo la percentuale e, Comunque grazie mille per train, Ragazzi siamo a livello 3 Io se faccio l'NPC e faccio pardo ringrazio Magari arriviamo a livello 4 e sorpre sorprendiamo il pardo eh, Pokémon Master e, Dicevo eh, il eh, praticamente Perazza, Angelo Perazza Si sta liberando dalla maledizione Grazie mille ami belluccio Pardo ringrazio da Los Angeles Ehm e speriamo che si liberi da questa maledizione di portare sfortuna agli italiani. Anche se io, a perazza. Gliel'ho sempre detto: ma vai a intervistare gli stranieri. Così porti sfiga a loro. Ma che cazzo ti frega? Lui mi dice che non funziona per gli stranieri, però. Vabbè, mh, facciamo, facciamo che non funziona. Secondo me la, la sniperazzata, insomma, funziona sempre. Ma io spero, più che altro, uh, si sta facendo benedire dagli sciamani, è vero? <ride> uh, Fanchiosi, che mi sono perso quando inizia. Uh, quando inizia che cosa, Fanchiosi? Uh, penso il talk. Il talk adesso ne parliamo. Stiamo facendo un po' un, uh, una chiacchierata prima di iniziare. Uh, Perazza salva una run in bilico con la sua intervista. Ma io me lo spero. Io dobbiamo sperare che... Uh, il buon Perazza si liberi da questa maledizione. Da questa maledizione. Uh, dei tapu dei tap IRL. Cazzo, bellissima questa. <ride> Dite di portarci il Baretto. Eh vabbè, il Baretto ragazzi. Uh, spero però vi sia piaciuto, insomma, la, il podcast che abbiamo fatto uh, da Sidonia, insomma, in cui abbiamo intervistato i, i, i giocatori di VGC. Quello, quello penso sia stato molto bello, insomma, importante per, per la riuscita, insomma, del, del premondiale. Uh, 5 a 0 comunque ragazzi io vi ripeto Pardo ringrazia gabbo Gabbofor grazie mille grazie uh, Pardo ringrazia da Los Angeles <ride> grazie mille gabbo Gabbofor uh, buongiorno a tutti um, sì allora uh, vi spiego perché se no se mi intrattengo un po' troppo poi non riusciamo a fare quello che in realtà dovremmo fare oggi cioè parlare di BGC e di Pokémon e, e no, delle varie peripezie sia di Angelo Perazza che di Francesco Bardini um, comunque Oggi vorrei analizzare insieme a voi uh, i giapponesi e i nordamericani. Um, quello che uh, abbiamo di fronte, ragazzi, è uno dei uh, mondiali più grandi uh, che abbiamo mai avuto a livello di giocatori. Uh, sapete, non so se vi è capitato insomma, la notizia, che uh, 840 player hanno preso la qualifica per i mondiali. Che significa questa cosa? Questo dato, però, va analizzato bene: 840 giocatori significa master, senior e junior ok quindi eh, non abbiamo un conteggio ancora preciso di quanti master, quanti senior e quanti junior quindi eh, ciao Carmine buongiorno Carmine intanto salutiamo Carmine dalle Hawaii che lui già, già dovrebbe essere arrivato se non sbaglio non voglio dire cavolate però dovrebbe essere arrivato e giunto alle Hawaii e salutaci insomma gli squali eh, in mezzo ai mari eh, ciao Emanuele buongiorno grazie mille grazie mille è un piacere avervi eh, qui in chat a tutti e, dicevo ragazzi 840 player qualificati diciamo questo quest'anno tanti hanno detto che la qualifica la trovavi dentro la, la bustina delle patatine era più semplice allora io sono d'accordo a metà mh, su questa cosa perché è vero che um, sostanzialmente abbiamo um, una qualifica un po più semplice 400 punti di cui Tanti potevano essere uh, recuperati dai locals, però dipende anche dove sei posizionato. Perché, uh, come sapete bene, chi, chi si trova a Milano non avrà uh, delle, dei locals semplici. Quindi, quest'anno in realtà, uh, ma è estendibile? No, non è estendibile. Perché mia moglie, all'una, ha detto che viene e stacca la live. Qualunque cosa succeda. Quindi, non è, non è una maratona gara estendibile, questa, ragazzi. Quindi, però, uh, quindi, ripeto: Pardini di ringrazia per gli abbonamenti da Los Angeles. <ride> Buongiorno, Traley. Ehm. Quindi ragazzi, ehm, quello che stavo dicendo è che comunque la, la qualifica era semplice ma fino a un certo punto, dipende, grazie mille l'ispettore Catiponda per l'abbonamento, grazie mille allo Italy, eh, Francesco Vardini ringrazia per l'abbonamento da Los Angeles ovviamente, oggi sono l'NPC, e quindi vi ringrazio, oh ragazzi siamo quasi ai 3 in 4, eh, quindi mi raccomando, eh, se ci riusciamo insomma facciamo vedere al pardo quanto Didi funziona, Ehm mm, quindi, dicevo ragazzi, per me la qualifica quest'anno era forse più semplice rispetto agli altri anni, soprattutto l'anno del post-Covid, quello 2022, perché non ci sono stati i... 2023, scusate, perché non ci sono stati tantissimi locals che sono giunti solo. Hai uh, ottenuto tutte le emoticon di livello 2. Attenzione, qui facciamo passi da giganti. Francesco Bardini, qui stiamo superando i tuoi livelli, eh. Hai completato livello 3. Va benissimo, ragazzi, va bene così. Per questa mattinata possiamo ritenerci contenti. Ehm, quindi ragazzi, ehm, dicevo, eh, 840 eh, tra Master, Senior e Junior, ma ipotizzo che di Master ne avremo all'incirca un 500, 500 player, quindi, poi, perché anche Senior e Junior sono tantissime, non sembra ma... Senior e junior comunque sono una, una bella fetta di giocatori. E non tutti partecipano, perché poi per i senior e junior è più difficile partecipare, poiché comunque hanno bisogno dell'accompagnatore, hanno bisogno comunque di fare un viaggio. Dipende in che posizione si trovano. e Quindi ipotizzo un uh, tra i 4 e i 500 giocatori master. E che ne so, un 150 senior e il resto junior. Ipotizzo una cosa del genere. E, um, che potrebbe starci. Eh, Alzare sulla cina si è portato Carganacol. No, mi dispiace, Carganacol non, non è stato portato dal parto. Questo posso dirlo abbastanza tranquillamente. Almeno che non incontra Robertino, parente in aeroporto, e lo convince come l'altro anno a cambiare team. Questi sono aneddoti, insomma, che, che possono accadere perché sono, sono, già, sono già successi. Quindi, ehm, questo è quello che accadrà. Eh, abbiamo, come sapete, il Mondiale, una struttura diversa rispetto agli altri anni. È cambiata la struttura, finalmente, di PCI ha deciso di risparmiarci qualcosina. Uh, come sapete avremo uh, il primo giorno un day 1 formato da 8 round. Okay? Quindi non abbiamo più 9 round ma abbiamo 8 round. Il secondo giorno, qui che cominciano i cambiamenti più significativi perché se abbiamo un round in meno il day 1, il day 2 invece, abbiamo a seconda di quanti player 1 2 presumibilmente saranno due round, e poi da quel momento in poi abbiamo una toppa asimmetrica. Grazie, grazie Francesco Truisi, il Pardini ringrazia da Los Angeles. Uh, grazie mille Angie, mi fa veramente piacere. Buongiorno Dimi, avremo in stream sempre due ore di spacco tra ogni match quest'anno? Sì, penso di sì. Uh, io, <ride> diciamo l'organizzazione spero che sia migliorata quest'anno, quindi buongiorno Zeus, mi fa piacere che siate tutti qua in live insieme a noi e speriamo che insomma quest'anno si riesca ad avere un mondiale un po' più sano a livello di, di organizzazione uh, io penso che siamo anche più, vic più vicino Didi alziamo la a sinistra Se dentro il bagaglio di Francesco che era dormito di lui alle Hawaii no, non ci sono, peccato perché avrei aperto la valigia e sarei insomma andato a fare la stream molto volentieri dai mondiali anche perché almeno streamando da lì non mi devo fare la nottata a commentare mm, quindi cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo che Uh, il day 2 di questi mondiali uh, sarà formato da 1-2 round, a seconda di player insomma, che, si, che sono giunti alle Hawaii uh, io penso che saranno due round, poi la top simmetrica come funziona? la toppa asimetrica funziona che probabilmente passa tutta la top 8 dei migliori insomma, uh, giocatori che hanno fatto tutti i round di Svizzera, quindi 8 più presumibilmente altri due il day 2 più tutti i giocatori che hanno lo stesso eh, risultato dell'ottavo qualificato, fino a un massimo di 32 giocatori, che da lì in poi si andranno a scontrare fino a decretare una top 8. Ok, e qui, poi insomma, fino a che non vanno a decretare, scusate, una, due finalisti, che poi andranno al terzo giorno a fare le finali. Eh... 8 round passano comunque. Se 2 faranno solo 7-1, allora dipende dall'ottavo. Presumibilmente saranno eh, 10 round, quindi dovrebbero passare tutti gli 8-2. In teoria dipende quanto sta all'ottavo, capito? Quindi da, a seconda dell'ottavo classificato che avremo nel day 2, da lì in poi si decide tutta la top 32. E da lì in poi c'è questa top asimmetrica. Se non ci sono 32 giocatori. Se, eh, ma quindi 7-3 non entrano nella toppa asimmetrica? In teoria sì, dipende dall'ottavo classificato, perché tutto dipende dall'ottavo classificato. In teoria sì. In teoria se l'ottavo classificato è 7-3, passano. No, ma tra D1 e D2 chi continua a giocare e chi va a casa? Eh, eh. Sì, probabilmente sì, ci sarà un doppio rapetito all'inizio di diretta, probabilmente. Sì, probabilmente da... A differenza degli altri anni, secondo me è meglio... Eh, esatto, si sì, dipende comunque. Emanuele Gravina ehm... Cioè, il discorso è che comunque la top asimmetrica è più comoda perché è vero che la top 32, che poi non è detto che ci siano 32 giocatori, eh? Ehm, esatto, esatto. Bravissimo, Eve. Diventa tipo tabellone tennistico. Sostanzialmente, se non ci sono 32 giocatori, si va a fare un tabellone con le migliori resistenze eh, che vanno poi a scontrarsi fino a che poi non si arriva alla finale. Quindi vedremo un sistema. Eh, Frabo, buongiorno, Diti. La call del mondiale per te, la call del mondiale per me. Non la dico, <ride> non la dico perché ho aiutato qualcuno a buildare, quindi non la voglio dire e non voglio portare sfiga. Però, allora, io ehm, ipotizzo, eh, se sono 32 invece direttamente 16 di ottavi, esattamente, esattamente. Perché praticamente si crea la struttura eliminazione diretta per uh, Tonomasia, insomma, quella proprio struttura fatta bene. E invece asimmetrica se sono. Di solito sono meno i 32. Da quello che abbiamo visto nei Victory Road. Insomma, si crea una top asimetrica. Che va a, a fare scontrare tutti. Uh, un Uber a sorpresa quale potrebbe essere? Forse Lunala. Forse Lunala potrebbe essere effettivamente un Pokémon. Un uno di Uber che potrebbe uh, magari rubare qualcosa. Buongiorno, raffa amici, buongiorno a te. Si può dire che hai aiutato a buildare? No. Non lo posso dire. Le... Seguite... Seguite il mondiale lo dirò lì. La... Lasciamo i calcoli De top Axella, sì, esattamente. <ride> eh, esatto. Allora, quello che... di cui. Scusate, se intanto mi sistemo. Uh, di... Quello di cui ho paura. Io è, è che praticamente i giapponesi ti fuori. Ma anche. Guarda, in realtà quest'anno anche gli americani sono stati molto sorprendenti. Ciao, caro! Ciao Discolors. Chi sei dei due? Francesco? Comunque, ciao, comunque. Sì, Zasian... Zasian in realtà mi preoccupa meno di Lunala perché Lunala può fare cose. Cioè Lunala ha tante mosse di supporto, uh, ha tante situazioni che può creare. E, um, Lunala forse è uno dei Pokémon che da parte dei giapponesi mi, mi ispira di più. Ci sono solo io da un bel po', ok, non avevo visto l'aggiornamento. Uh, ciao Pandaurus, buongiorno. Uh, allora, Marco Fiero ha intenzione di cambiare team con Luna Ma non mi sorprende, allora io e Marco Fiero ci siamo visti ovviamente lunedì per il podcast. E allora non mi ha detto ovviamente cosa stava giocando. Ipotizzo, cioè so, so cosa sta giocando, non lo dico. Eh, ho, ho mezzo capito anche chi è. E, e secondo me, cioè, se porta quella cosa fa bene a portarla perché funziona. Buongiorno, ragazzi, buongiorno a tutti. Uh, Lunala, però, visto che ha tante mosse di supporto, credo sia meglio in forma doppio Uber, ma quello assolutamente. Ehm, Lunala e Zamazenta saranno migliori. Cioè, Zamazenta è ancora forte. Buongiorno, Zio Pio 12. Grazie mille per l'abbonamento. Prime. Ehm, il pardo ringrazia, ovviamente, da Los Angeles. Ehm, allora, non so se Marco Fiero porta Cali Ice, vi dico la verità. Ehm, in realtà. Uh, attualmente il, il cavallo più giocato è il Cavaliere Nero. Al Cavaliere Nero sapete, ogni due te il cazzo. E quindi lui, con tre mesi di, di VGC, si è, ritornato, è ritornato a essere il top usage. Capito? Quindi, purtroppo il Cavaliere Nero, ragazzi, è così. Uh, ma quale credi che sia il Pokémon più solido? Se c'è, allora, Aspetta, Marvotto, ripeti la domanda: Pokémon o Uber? Perché sostanzialmente adesso abbiamo un po' la divisione delle due cose nel senso gli uber hanno praticamente quasi un usage a parte e eh, gli altri Pokémon hanno un altro usage e quindi purtroppo dobbiamo un po' eh, delineare le due cose uber perfetto uber secondo me qual è l'uber più solido allora mh, attualmente secondo me um, c'è un discorso in realtà generale da fare che non c'è un uber solido <ride> nel senso che questo metagame purtroppo è molto destabilizzante eh, per chi ha testato può eh, aver visto il fatto che eh, non c'è una situazione in cui non si, si, non si decida con un 50 e 50, non c'è un Uber che non si trova in, una, in, una proprio, in un turno in cui deve per forza decidere eh, una situazione. Buongiorno, Ivan, grazie mille per l'abbonamento, eh, Pardo, ringrazio da Los Angeles. E, cioè, la cosa che tutti abbiamo notato è che qualunque team tu decida di portare ti troverai sempre in una situazione in cui ci sarà un 50-50 cruciale per la partita. E quindi ho veramente paura che questo sia un mondiale purtroppo deciso dalle situazioni e, e che veramente mh, possa non valorizzare in realtà il, i veri giocatori forti. Um, ho, ho visto, diciamo, in questo, in questo anno, a differenza degli altri anni, una, una difficoltà da parte dei giocatori forti a uh, riuscire effettivamente a, a capitalizzare quello che in realtà stanno già facendo. E, cosa che invece nella Regulation precedente, nella Regulation uh, F, abbiamo visto invece i giocatori migliori uh, riuscire a capitalizzare quello che hanno costruito, sia tramite building, sia tramite proprio risultati. ok? Perché abbiamo visto proprio i giocatori migliori emergere con la Regulation F, che secondo me era più skillata. Questo è un mio parere personale, ovviamente. Uh, mentre la Regulation... Uh, G che abbiamo adesso è purtroppo uh, legata al matchup based quindi comunque se hai Kalix Ice puoi soffrire Kalix Shadow ovviamente se hai uh, Miraidon uh, puoi soffrire Kalido Cali uh, in alcune situazioni e puoi soffrire ovviamente anche diciamo alcune situazioni legate con Rillabum uh, entrata uscita devi studiarle bene uh, Zamazenta è un Pokémon che um, diciamo è buono contro Kali Ice però magari ehm, non è buonissimo contro tutti gli altri matchup ehm, è buono anche contro altri co cioè con tutta la struttura è buono anche magari contro Miraidon contro Kalido però mh, magari non riesce bene a emergere perché non ha magari un, un, un matchup solido contro tutto proprio solido solido devi sempre comunque giocartela bene Um, sì, allora, Zan, sinceramente, Their Best non lo so cosa porti perché anche lui è un po' in difficoltà. Didi, sei riuscito a informarsi su cosa potrebbero portare i Latam nel, nel talk? si era parlato di Zamazenta, avevi detto di temerli un po' perché possibili. Outsider al mondiale. Allora, sì, uh, sono ancora in realtà convinto di questa cosa. E uh, ipotizzo che il Latam potrebbe sorprenderci. Ricordiamo sempre Paul Ruiz, che uh, è uno di quei giocatori che inventa parecchio. Ma. Un giocatore di cui, secondo me, dobbiamo avere molta paura è Gabriel Agati, perché lui su, questa, su questo tipo di VGC può veramente, veramente performare. Eh, loro, loro due sono quelli che mi preoccupano di più, E anche se io quest'anno vedo favoriti i due di cui vorrei trattare oggi, cioè giapponesi e nordamericani. Um, allora, perché, allora, vi spiego la mia, però, la mia considerazione, eh, perché va spiegata, perché non vedo bene gli europei. Allora, gli europei, secondo me, siamo attualmente, secondo me, a livello di risultati e consistenza tra i più forti al mondo, ok? anche proprio gli italiani, gli spagnoli, eh, anche Aurelien, insomma, dalla Francia è sbucato veramente come giocatore veramente di, di, alta, di alto contenuto, anche perché ha fatto veramente tanti result. Però gli eu noi europei purtroppo stiamo giocando molto standard, cioè sostanzialmente non stiamo inventando più molto, capito? Quindi non a parte sì, Celch um, o qualche team insomma che abbiamo visto un po' dagli spagnoli, un, da noi italiani, um, vedo un, uh, un riproporsi con cose solide, il che ovviamente uh, si cucina poco, sì. Secondo me, eh, il marchio di fabbrica in italiani da, da cuochi che siamo, secondo me stiamo un po' cucinando poco. Io spero dal mondiale di vedere una bella cucina stellata italiana perché eh, mi sta mancando un po' quel, quel tocco di cucina nostra. Sinceramente, eh, allora. Vedo Marco che ti stai molto concentrando su Solgaleo. Ora non ce l'ho qua, ma c'è un bel cappello di Solgaleo. Uh, che mi piace parecchio. Allora, sicuramente Solgaleo è molto bello, però. Un po' merda in questo VGC. Oh Alessandro, buongiorno, buongiorno, bello mio. Speriamo, magari, che Solgaleo col doppio Uber, magari con oh, White Guard e tutto, potrebbe fare qualcosa. Ciao Traptus, dagli Roma Daglia, esatto. E, comunque dicevo, uh, il discorso è. Che i giapponesi, intanto ragazzi mi sposto in schermo più cam, così andiamo a vedere intanto un po' di cose e parlarne insieme. Uh, I giapponesi, allora cominciamo a parlare di giapponesi. Perché io vorrei parlare prima di, di quelli, uh, diciamo, che non solo sono i campioni in carica con Zin del uh, attuale, insomma, campionato mondiale. Uh, prediction sull'Uber vincitore, guarda. Uh, non vorrei essere scontato, però, insomma, Kalix Shadow penso sia attualmente il uh, possibile vincitore. Ma starei attento anche a Kali Ice, perché anche Kali Ice, insomma, uh, con una struttura studiata per uh, counterare Miraidon e Kalidou, potrebbe effettivamente poi vincere anche lui. Però io sono, io sono pro cavalli, cioè a me mi piacciono i cavalli, c'è poco da fare. Eh, ragazzi, i cavalli sono forti. Uh, Uber, rivelazione. Lunala, l'ho detto all'inizio live, secondo me Lunala, soprattutto a parte giapponese, potrebbe essere interessante. Non lo so, non lo so chi ho Grecal Mind, vi dico la verità. Forza è collera, sì, sì, sempre, sempre comunque. E perché sono in, uh, in, in questo screen con uh, il, uh, il mondiale di Honorulu dietro, mo, mo vi spiego tutto. Uh, allora, dici che il mondiale 2025 sarà l'ultimo intero, lo faranno doppio Uber con l'ingresso di Zenna a 6 Veltal. Allora, questa è la mia teoria. Eh. Buongiorno Tevata, buongiorno ah, per, per il mondiale a 1000. Sì, esattamente. Vedi il Pardo vince il mondiale, Lazio lo scudetto firmi. No, manco per cazzo. Eh, cioè, ah, però il Pardo vince il mondiale, Lazio lo scudetto. Il Pardo vince il mondiale, Lazio vince lo scudetto. Per me la Lazio... Guarda, oh, che cazzo si apre qua. Eh, se il Pardo vince il mondiale, può, può anche vincere la Champions League a la Lazio. Dai, facciamo così. Io vedo Miraidon, sì, anche Miraidon. Però secondo me Miraidon non va a vincere. Secondo me Miraidon ha fatto potto, anche un paio, però non va a vincere. Graudon, come lo vedi? Lo vedo grande, grosso e rosso. Lo vedo bello grosso. E, e, potre, e potrebbe uscirne fuori un paio nel Day 2. Buongiorno, ragazzi. C'è cioè, tanta nona posizione. Tacci. Allora. Uh, comunque ragazzi, sì, buongiorno a tutti, mi fa piacere che siete veramente in tanti questa mattina perché sono contento, insomma, di parlare con tutti Io non so quanti siamo in realtà perché non ho... Oh, Cordlast! grazie mille per i 54 mesi, parto grazia da Los Angeles, ovviamente <ride> eh, Non so quanti siamo perché non ho il numero, insomma, di, di spettatori, però sono contento, insomma, che c'è tanta affluenza soprattutto in chat E um, vi dicevo ragazzi, qui ci sono... Uh, per chi è interessato, 361 al momento. Buongiorno a tutti allora. Uh, per chi è interessato, ragazzi, um, ci sono degli articoli che sono stati fatti da Victory Road in cui presentano tutte le regioni che partecipano. Uh, Au Persi, grazie mille per i 22 mesi. Pardo Ringrazio da Los Angeles, ovviamente. E, um, questi articoli di Victory Road sono veramente belli, li fanno tutti gli anni e danno uno sguardo al panorama uh, internazionale, presentando i giocatori più importanti del... Uh, di ogni regione, quindi in questo caso quello che andremo a vedere oggi è il... Uh, i, i giapponesi e i nordamericani. Uh, ma il fatto che quando si può iniziare a fare, eh, non lo so, non lo so, non me l'ha spiegato Sedonia, sai, mi sembra da... Uh, già si può iniziare, mi sembra collegandosi con l'account Twitch, non lo so, però non è sede, insomma, di parlare di queste cose, insomma, uh, ne parliamo poi magari venerdì. Uh, uh, ti giochi a prescindere i 50 e 50. Eh vabbè, i 50 e 50 ragazzi sono, sono parte integrante di questo gioco. Uh, comunque, uh, dicevamo, questi articoli su Victorio secondo me, sono veramente belli. Io li ho letti tutti. E insieme anche ai video che sta facendo Wolf ragazzi. Seguiteli perché sono, ciao MRK, buonasera, buonasera, bello. Uh, sono molto belli, I video di Wolf in cui parla un po' di Pokémon, del VGC, insomma, attuale. Uh, sono molto, molto importanti. Uh, allora, come sappiamo, uh, ai mondiali. Mmm, sono bronti? Eh, sì, lo so, lo so, lo so. T'ho chiamato, chiamato così, ma lo so che sei bronti. La pizza rossa, Non dopo me la faccio portare. Anzi, mi avete ricordato una cosa? Eh, Amò? Noemi? Niente non mi risponde. Volevo l'acqua. Volevo l'acqua, ma non so, ci sto schiodando del, dal caldo. E o la chiamo. Aspettate, eh sul posizionamento del pardo al mondiale il pardo fa fatto 8 aspettate sto chiamando Noemi eh, eh. amò, ah boh? dove stai? Eh. Sei in live? Su. eh, non so, devo saluta tutti no, non saluta tutti <ride> senti, ma dove stai? su? sì ah, ok perché? eh, perché ho sede, vabbè dai ma, ma prendo da un po', faccio sì tiro. gli porti l'acqua a papà, Leo? sì, Leonardo, ma quando me la porta? vabbè, dai Grazie. Dai. Vabbè, scusate il, la, la cazzata di due minuti. Per ciao, siete. Eh, comunque, dicevamo: um, Il pardo secondo me ha fatto a 8. Oddio, ma cazzo, questa è una gufata, raga. Questa è una gufata. Cazzo. Regà, no, non glielo dite al pardo, eh. Non glielo dite al pardo. Allora, basta, stiamo zitti. Sia, no, no, non sta. Stacco, non stacco. Non ho detto niente, non ho detto niente, non ho detto niente, ok? No, 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 non ho gufato un cazzo, non ho gufato un cazzo. Basta, non ho detto niente, ok? Basta. Sei così fiducioso del suo team, non del suo team, ma di lui come persona. Comunque, zitti, non ho detto un cazzo, non ho detto niente. Eh, ragazzi, scusate, è arrivato. Grazie, amore, dammi un bacetto. La mia Va bene, chiudi la porta quando ne vai. Grazie, ti amo. Scusate, ragazzi, piccolo. Quello, quello era mio figlio, il prossimo campione mondiale di Pokémon. Ok, <ride> comunque, dicevamo um, il prossimo campione. Vici, sì, esatto. Un'altra un guffata, questa ehm. <ride> Dicevamo, io non ho detto niente. Tagliate tutto, non clippate. Ehm, allora, eh, Lollo Italy mi scrive. Non so che in 101 non avevo ancora modo di dirtelo. Sai che una mia amica ti ha conosciuto. Non per Pokémon, era per un altro lavoro. Non sapevo nulla fino a qualche mese fa. È venuto fuori il discorso. Poi mi ha raccontato di te che avevi lasciato per Castare i tornei. Poi mi ha detto Andrea. Ma non trovare il cognolo, gli ho detto: Ma Non è che è Andrea di Tivoli? Sì, è lui. Ti scrivo in privato chi è? sì scrivi, scrivi. Non ho capito, però sì. <ride> sì, sì, è mio figlio, ragazzi. Eh, Leonardo Pay trip di Tivoli, esatto, esatto. Però tipo, quando streamerai fai chiedere la sub a tuo figlio? Sì, sì, ovviamente, per cercare di mandare avanti la baracca, ragazzi, c'ho un mutuo da pagare. Eh, comunque, eh, dicevamo, ragazzi, ehm, i giapponesi... Se no qua non finiamo più, ragazzi, dobbiamo parlare, dobbiamo parlare, dai. Eh, I giapponesi, come si... Ehm, come vanno al mondiale i giapponesi? Come sapete, perché tanto voi siete amanti del VGC, quello vero, ehm, penso che un po' tutti sappiate che a differenza del circuito ACP che abbiamo noi occidentali e diciamo tutto il resto in aereo, sì, esattamente, l'altro anno no, però, dobbiamo dire, eh, l'altro anno col treno o con l'autobus, ehm, i giapponesi eh, al mondiale hanno una qualifica tutta loro. Uh, la loro qualifica, che uh, possiamo tranquillamente dire che è sbagliata, <ride> uh, è una qualifica uh, che si fa in best of one inizialmente. Si parte dalle diciamo, varie global challenge che abbiamo, che abbiamo avuto anche noi, loro hanno la loro qualifica. Dall'in poi ti qualifichi per il nazionale giapponese. E poi c'è diciamo, il nazionale che quest'anno si è giocato a Yokohama. Best of one a liste chiuse esattamente e praticamente la top 64, insomma, va a eh, prendere la qualifica ai mondiali. Se non mi sbaglio hanno aumentato a 66, è eh, una cosa che non ricordo bene, insomma, però mi sembra che me l'avrò tenuto qua Japan National Championship, eh, abbiamo la top, eh, dietro qua 49 vedo. Devo 49 player, comunque hanno preso la qualifica di World. Ah no, perché c'è la top perché ovviamente loro non hanno la qualifica a nome Ma comunque dovrebbe essere top 64 uh, e Quindi praticamente Che succede? Uh, loro prendono la qualifica e la top 8 Quindi di primi 8 giocatori I primi 4 prendono il travel award Mentre gli altri 4 Prendono solo gli stipend uh, Di questa top 8 praticamente uh, i primi qua, Cioè tutta la top 8 prende il no day 1 Ok? Che è la nuova struttura dei 2 che ci sarà Uh, quest'anno, da quest'anno come sapete il mondiale sarà diverso, non esiste più, uh, grazie mille Marco Ibra dove ho deciso di vedere il mondiale senza pubblicità ma se vedo di non ci capisco più nulla Marco grazie mille, Pardo ringrazia da Los Angeles, grazie mille ragazzi M mi fa veramente piacere che ci sia tanto seguito in questa live di talk e come vi dicevo uh, sostanzialmente questi giapponesi uh, della top 8 salteranno il day 1, il mondiale quest'anno Uh, è molto particolare perché non abbiamo un dei 2 quindi in realtà uh, abbiamo sostanzialmente uh, un, uh, una struttura che non è più uh, diciamo centralizzante come lo scorso anno che, in cui dovevi veramente farti il culo tutto l'anno per arrivare in top 16 perché ti conveniva saltare il dei 1 perché il dei 2 ragazzi era il delirio cioè il dei 1 dei mondiali ragazzi l'avete vissuto cioè chi segue il VGC da anni lo sapete il dei 1 è delirio eh cioè delirio totale, cioè la gente che per superare il day 1 portava qualunque tipo di cosa. Anche perché tu finito il day 1, lo scorso anno potevi cambiare team, capito? Quindi delirio, cioè se tu superavi il delirio del day 1, poi insomma il day 2 eh, si giocava insomma una, una cosa un po' più seria. Ehm... Quindi levata questa cosa, secondo me si arriva a un mondiale un po' più concentrico, insomma più fatto bene per tutti. Eh, perché saltare solo il, day U, il, il primo round. Non è come saltare un'intera giornata di Swiss. Anche perché chi arriva da altri 7-8 round di Swiss, ragazzi, sta distrutto. Cioè, sta distrutto, ragazzi. Cioè, bisogna dirlo. Uh, per i VOD sul canale di Saido, c'è bisogno di abbonamento? Sì. Sì, 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 sì. Queste però sono domande, ragazzi, che preferibilmente vanno fatte insomma, sul canale di Saido. E, quindi vi dicevo, uh, l'organizzazione quest'anno, secondo me, è migliore. Speriamo che le stream non durino invece di di 8-15 ore come lo scorso anno in Giappone perché l'altro anno a Yokohama stav stavamo distrutti uh, quindi i top hanno tipo il buy al primo round, esatto Emanuele Gavina diciamo che lo spiegheremo poi venerdì quando insieme il mondiale e tutto però quest'anno la struttura è diversa quest'anno avremo Day 1 Swiss con tutti i giocatori ok? Solo i giocatori che hanno fatto per ogni regione uh, il miglior piazzamento riceveranno il buy al turno 1 ok? Quindi spiegata questa cosa, adesso che ci siamo tutti insieme se, e tu, penso che tutti adesso sappiamo questa cosa, andiamo a vedere eh, i giocatori naz nazion del nazionale giapponese. Ok, eh, abbiamo Yumahara che è anche nominato Ania. Eh, Anya sta giocando, ha giocato Terapagos ed è, guarda, andiamo a vederlo anche qua. Eh... Mm, vediamo un po' esattamente, eccolo qua. Ania ha giocato Terapagos. E da quello che so, da quello che ho visto, sta continuando a utilizzare Terapagos. E, il team di Ania poi era molto particolare perché utilizzava un Terapagos con Meteor Beam, forse è l'unico, addirittura che, eh, che aveva portato questa struttura. E, e la struttura come file, fu Flatter, Iron Hands è stata poi molto riutilizzata. Anche se poi, insomma, è cambiata un po' la struttura, diciamo del Terapagos in cui si è preferito in Europa lo Spex, il Calm Mind per un breve periodo. Che attualmente il Calm Mind purtroppo non sta facendo più tanto bene. Anzi, Terapagos è sceso di usage addirittura sotto a Zamazenta, eh, purtroppo. Ehm, ci sono vari fattori, secondo me, che hanno influenzato questa scelta. Uh, Terabagos secondo me è calato per due motivi principali, uno si chiama Iron Hands e uno si chiama Oshivu Sesh. Uh, ormai in quasi tutti i team è Sesh mm, non gira più tantissimo uh, quello Scarf e Iron Hands in più uh, per tirarlo giù Terabagos deve fare veramente i veramente salti mortali. E, e sono due Pokémon che stanno, hanno veramente... Uh, rotto un po' gli equilibri delle strutture di Therabagos e, e hanno creato un po' di problemi. In più, diciamo, le strutture con eh, anche Ogre Ponfire, che comunque eh, va a distruggere, insomma, anche il Terashell, perché, cioè, ricordate che Ogre Ponfire con Molder Breaker, va a bypassare il, il Terashell di Therabagos facendogli anche il 50% di... di Ivy Cagel, capito? Quindi è comunque... Uh, diventa impossibile se attappare Terapagos esatto uh, grazie mille, vabbè mu ora vedo un attimo Lollo dopo, eh. va bene e, um, e quindi diventa veramente molto complicato uh, supportare un Terapagos uh, ciao Alessio, come stai bello mio uh, quindi Terapagos è la canna del gas Sì, Terapagos canna. è un po' capanna secondo me ultimamente e, um, e quindi niente, speriamo insomma secondo me, so che ci sono giocatori che lo riporteranno so, e soprattutto spero di vedere giapponesi che lo portino in una maniera magari più particolare, con una struttura diversa, perché secondo me Terapagos può comunque funzionare, ma ha bisogno di una struttura totalmente diversa, secondo me a partire da Ogre Porn Rocha. Secondo me Ogre Porn Rocha, la struttura simile a quella di uh, Suica, che abbiamo visto a Stoccolma, potrebbe essere effettivamente molto funzionale. Sì, 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 esatto, Emanuele. Ehm, poi, vabbè, abbiamo... Waru Endu che ha portato quel Kali Ice che, eh, a parte insomma Iron Valiant, la struttura diciamo abbastanza standard con un pell per uscire, pure Edge eh, e via. Eh, Terapagos non è cammello, no. Terapagos Calm Mind attualmente è cacca di cammello, mentre eh, il Terapagos eh, diciamo Spex eh, non è male. Sì, sì, no, esatto. Terapagos eh, utilizzato dai bravi giocatori. È comunque un Pokémon molto difficile da prendere perché poi ha dei matchup secondo me molto buoni. Perché secondo me, contro comunque Chiogre, Miraidon, Kalido, eh, cioè, secondo me, strutture supportate bene possono fare molto bene contro quegli Uber. Eh, sì, sì, il secondo era Kali Ice Av, te lo sei ricordato. Mi fa piacere che vi siete molto aggiornati su questa cosa, eh, che poi. Voglio aprire un altro discorso con voi. Rispetto agli altri anni, no? Io, io sono 10 anni, insomma, che gioco a BGC. Eh, il, il nazionale giapponese aveva un imprinting sul eh, su tutto il meta fortissimo, ma veramente forte. Cioè, ogni volta che mh, noi aspettavamo, mi ricordo, tutti gli anni. Il nazionale giapponese per eh, mh, praticamente rubare i team. Cioè, ripare i team. Perché eh, sapevamo, insomma, che. Mh, che avrebbero, insomma, portato eh, un radicale cambiamento a tutto, a tutto quello che già conoscevamo. Perché è inutile nasconderlo, quello penso che nessuno, insomma, eh, non lo dica e non lo ammetta, ma i giapponesi sono sempre stati più forti a questo gioco. Cioè, è indiscutibile questa cosa. Guarda che brava Telecamera Oscura, il nome della rete. Eh, io lo dico così. <ride> eh, pu pubblicità non progresso. Comunque... Eh, che dicevo eh, in Ciciclini non chilla eh, mi ricordo nintendo 15 che uscì da Giappone un anno che stava forte quello. esatto e poi quel, quel team che se non mi sbaglio quel team è stato fatto proprio da mm, no da, da Hirofumi Kimura forse se non mi sbaglio se non mi sbaglio da Hirofumi Kimura se non mi sbaglio eh, il San giapponese che è nazionale è ovunque non ricordo il nome del giocatore come era tipo eh, non ricordo, Ryoto Tsubo forse Forse era Riota, ah Rini, ah Rinia San, ma sì, il 2022, io pensavo al 2023 col team anche che aveva portato Marras, 2022 Rinia San, no? Cioè Rinia Rini è stato proprio... Allora, Didi si può chiedere se Parto oppure un altro italiano ha cucinato particolarmente senza fare spoiler sul team. Allora, posso dire una cosa, ragazzi, lo sapete che quest'anno secondo me gli italiani non hanno cucinato per niente. Secondo me quest'anno invece purtroppo... Purtroppo vi dico che uh, l'alta cucina non c'è stata secondo me. Io vi dico che il pardo ha cucinato, questo ve lo posso dire, mo il pardo magari mi ammazzerà. Io posso dire che il pardo ha cucinato, ma ha cucinato, nel senso, ha fatto una pasta col basilico, ma buonissima. Ok? Non so se mi avete capito. Cioè ha la pasta tonno ma l'ha fatta tipo da, da sommelier capito, Del, della pasta tonno Ok. <ride> Sto facendo di big spoiler. L'altro <ride> non lo capirete mai, ovviamente. Però, è, cioè, vi devo dire: cioè, secondo me, ha fatto una pasta col tonno. Pasta col concentrato. Eh, allora, gli italiani hanno fatto la carbonara col Bacon. No. Allora, fermati. Gli italiani hanno fatto una buonissima carbonara. Ma non hanno, non hanno innovato niente. Quello dicevo. Ma ha messo il parmigiano, eh. Non si può dire. Eh, mi ha fatta passare la tua, ci ha messo il carpaccio. No, no, no. Eh, quindi qualcosa è già visto, ma un po' speziato. Esattamente, esattamente. Eh, basta, basta perché voi siete stronzetti. Poi mi, mi riuscite a far dire cose che poi io sono un macello. Io spoilerò tutto Sono Tipo Tom Holland. E, comunque, dicevamo, eh, per il nazionale giapponese, insomma, da parte dei giapponesi, tra cui anche eh, Zin, anzi, Zin. A proposito di Zin. Uh, Zin ultimamente sta giocando Calido, ok? Uh, Zin sarebbe i, i, uh, Kimura vincitore del, del mondiale dello scorso anno. Uh, Zin sta giocando molto Calido, uh, so che si sta allenando anche con qualche europeo e quest'anno l'abbiamo visto anche a, a Londra, che è venuto a fare una cosa a Londra, ma non si può dire. <ride> Non saprete mai da me che cosa è andato a fare a Londra e perché ha partecipato agli europei, C'è una cosa è segreta, però è, è un segreto. Didi ha tanti segreti e non li dirà. Comunque, e, diciamo che Zin, secondo me, con Calido è veramente terrificante, cioè mette molta paura. Secondo me, Zin con Kalido e, e potrebbe effettivamente essere un altro giocatore che potremmo rivedere un'altra volta lì a, a Hogwarts. Allora, sì, io penso. Allora, quindi. Secondo me Yumahara o porta Terapagos o porta, o porta Miraidon, non lo so. Penso insomma le possibilità sono quelle. Uh, tutti gli altri insomma abbiamo anche Nao Tsumi che ha portato comunque questo Kyogre, sempre molto particolare, uh, che però da quello che so, insomma da quello che ho visto anche nei tornei che sono stati fatti, mh, non hanno continuato a, a giocare queste stesse cose. L'unico che ha provato tanto Terapagos è stato Ara, ha continuato a giocare Terapagos. Uh, Zin se un high school Crash non fa paura Eh ma per me Zin, Zin non è forte perché hai il school Crash Zin è veramente forte È andato a Londra per fare serata Quello sicuramente, quello sicuramente Allora il vincitore nazionale giapponese È molto interessante questa cosa È al suo primo mondiale Guardate Yuma Hara Will Paint Their First World Championship e questo, ragazzi, è un dato anche molto significativo per i giapponesi. Eh, mentre, diciamo, Endo, chioma Endo, l'abbiamo sentito anche gli altri anni eh, al suo terzo mondiale, ehm, e di cui uno, diciamo, che ha fatto anche torse di 18 World Championship, e quindi uno di quelli... Eh, è Ombra Alcana, infatti, è uno di quelli con cui ha collaborato anche Francesco Bardini. Eh, mi sembra che uh, Endo sia proprio colui che con cui parlò Pardini all'epoca del team con cui fece top 4 al Liverpool, quello dello Stall, lo Stall team, mi sembra sia proprio lui un Cano, dovrebbe essere. E... Comunque diciamo che Endo lo vedo uno dei papabili top 4 mondiale, perché è uno di quelli che ha fatto buoni risultati prima, anche nel 2022, e sai la regola del giapponese che fa buoni risultati poi alla fine... Sì, esatto, quello di Glimora Dragonet Turbo Fuoco. Esattamente. E, quindi diciamo che. Secondo me questi giapponesi, insomma. Allora, per... Ara è uno di quei player, stile secondo me tarlau. Si è focalizzato su un tipo di, uh, di Uber e lo sta cercando di massimizzare al massimo. Eh, quindi vediamo, lui pensa, pensate che lui è stato uno di quelli che giocava Rock Polish, Rock Polish terapia con ragazzi, cioè, assurdo, clamoroso, cioè una cosa, quando l'ho vista gli ho detto vabbè ma va questo, invece poi alla fine ha vinto, visto. E vabbè comunque, Taoka, Taoka è un altro player insomma eh, che ha preso l'invito, ha avuto altri risultati insomma nel corso degli anni e, diciamo lui favorisce, vedi c'è lui favorisce Miridon Regulation nella, questa regulation Quindi vediamo un po' Io, io sono abbastanza sicuro E me lo sento che i giapponesi quest'anno uh, Si fo focalizzeranno tra Mirai -Don e Kalido Quindi secondo me vedremo uh, Vedremo molti di questi Ecco, le cose che secondo me mi spaventano parecchio È quello tipo di Yamamoto, no? Allora, la Yamamoto con Lunala Questo è uno di quei team che Un po' spaventa, eh? Eh, americani, eh, guarda, in realtà io, io sono allora. Io purtroppo perché poi sai, è... è brutto dire queste cose. però però io vedo sì, vedo giapponesi e americani in finale. Poi non so chi andrà a vincere. però però, vedo loro due, fa... loro, eh, due queste due fazioni favorite. Anche se io, io dico una toppotta italiana ce l'abbiamo. In pratica, il team che batte Miraidon e Kalido vince il mondiale. Eh, allora, il discorso è questo: il discorso è che sono tre Uber principali: Miraidon, Kalido e Kali Ice. Di cui Kali Ice è sceso parecchio. Il mio padre che gioca da un Wins di DC. In realtà lo sai chi anche ha giocato tantissimo. Alt, Alt Kyle, lo, lo beccare parecchio sul Limitless. Lui eh, ha giocato, diciamo, il team di Suzuki. Eh, lo ha masterato parecchio. In realtà, è un po' diverso rispetto a quello di Suzuki. Però. È un team che se te lo becchi davanti o c'è il match ha preparato altrimenti è difficile da affrontare. E, e niente quindi. Mi aspetto una top italiana ma non mi aspetto un vincitore italiano. Io, anche se lo spero tantissimo. Lo spero io, cioè io vedere una vittoria italiana alle Hawaii sarebbe proprio il godo più assoluto. Sbrotolo proprio. Prendo un aereo il giorno dopo vado a, a beccarli da qualche parte. per cioè, così il godo proprio. E, e niente. Comunque, i giapponesi, come vi stavo facendo vedere, insomma, sono veramente interessanti. Hanno portato comunque al loro nazionale, essendo in best of one cose molto, uh, molto particolari. I... Maestro Cicciotto, come lo vedi, non lo dico. Uh, no, no, vabbè, ma full. non è la sua. The De macchine del caffè. Quella è una. Quella è, penso sia una clip, no? <ride> Tranquillamente. Arash come ha messo? Allora, Arash, l'ultima volta ci siamo visti per commentare Bologna. E lui era abbastanza mirato per Miraidon. e lui, diciamo, era intenzionato a portare Miraidon. Essendo che penso si stia allenando con lo stesso gruppo di ceribelli e tutti. Ehm, Arash si è fatto la barba o no? Non lo so. Da un po' che non lo vedo proprio fisicamente. Quindi non lo so. Ehm. Quindi io penso che Arash possa portare Miraidon. Eh, però conoscendo Arash. Conoscendo Arash, penso lui possa portare un Miraidon con Volcarona o comunque una struttura diversa. Non so se, se si affiderà. Lorenzo, grazie mille per i tuoi dieci mesi. Pardo ringrazia da Los Angeles. E, mh, vi dicevo. Uh, sì, per quanto riguarda Arash ipotizzo Miraidon. Ipotizzo Miraidon. Penso sia... Concentrato su quello, <ride> Arash senza colcarlo, non so se esce di casa. È per quello che secondo me lui, lui potrebbe puntare a portare qualcosa di base che portano anche gli altri. Uh, io penso, vabbè, allora penso perché secondo me il meta poi alla fine è cambiato tanto. Ma secondo me il team di ceribelli di Bologna era veramente forte e, e secondo me ancora adesso può ancora dire la sua. E con una modificata, aggiornata, fatta bene potrebbe effettivamente andare ancora bene al mondiale. E, e secondo me mh, Arash potrebbe aver preso mh, quella struttura lì. Io non lo so, eh, vi sto dicendo questa cosa ragionando sulle persone quanto le conosco eh, a livello di gioco, non è che le conosco veramente tanto dal vivo, però comunque... Eh sì sì, sì esatto, il team dice Ribelli è uno dei più forti. Eh, perché Volcaron non ha un mot? Vabbè, eh, qui bisognerebbe aprire un discorso grandissimo, ma Fullman. Eh, io mi sono riposato a luglio, ma a Coraidon ormai niente. Allora, io vi dico la verità. Io il mio Coraidon Arc l'ho superato. Nel senso che Coraidon secondo me è, era una... Oh porco, dove mi sono cagato sotto? Grazie, amore mio. Che mi ha portato? I pesci? Vabbè. E, niente, Chiogre vince il mondiale. Vabbè. Va bene. e niente, comunque, <ride> Chiogre vince il mondiale, mio, mio figlio mi ha portato i pesci. <ride> e dicevamo, um, sì, secondo me Ceribe il team di Ceribelli è uno dei più forti, insomma, che è uscito in, questo, in questa struttura della Regulation G, e, e quindi niente, io penso, cioè io ipotizzo proprio che Arash possa portare una struttura analoga, ma con qualche modifica all'Arash che... Magari un po' speziata. E, um, di Pardini, ovviamente non vi dico un cazzo. Lo sapete. Però, però vi, qualcosa ve l'ho detto. Però, eh. O di Pardini, di Pardini oggi ho detto anche troppo. Brutti stronzetti, eh. Capito? Eh, non, voi non gli dite un cazzo, per favore. Però oggi ho detto anche troppo. Cicciot. Non lo dico perché. Io, io dico una cosa. No, non la dico, non la dico. Devo stare zitto, devo stare zitto, basta, basta. Vabbè, basta parlare giapponesi. Comunque, per quanto riguarda i giapponesi, andiamo a vedere anche un, un torneo di Liberty Note che, so, che è stato fatto un paio di settimane fa. Se non mi sbaglio, come vedete, in questo torneo di, Liber, di Liberty Note abbiamo un Joseph Fugarte che va a vincere il torneo di Liberty Note. Eh, in realtà, ci sono tanti tornei eh, anche giapponesi che potete fare anche voi, insomma, fate l'alt giapponese. Uh, Stai parlando di Coridon, è vero, scusa mio figlio, mi ha distratto. Secondo me Coridon attualmente merda. Però, però... Aspettate. Coridon merda, ma perché le strutture che sono uscite anche al Victory Road ultimamente, la struttura con Ditto Sesh, che secondo me Ditto Sesh è molto forte. Gliel'hai uh, cufata quella toppotto, infatti. E secondo me Coridon, quella struttura là era molto forte, solo che... Raga, non funziona contro niente. Cioè, non ha. Non è un bel match up contro niente, capito? Cioè, non. Non so come dirvelo. In modo. Diciamo più tranquillo. però. fa cagare. Cioè, fa veramente cagare. Oddio, mi sono levato. Aspettate. Voglio riappiazzare. Sto per apparire, eh? Arrivo, eh? Eccomi. E, e quindi vi dicevo. ehm... Um... Non so che dirvi, non so che dirvi. Sostanzialmente, Coreano attualmente Ditto possa vincere il mondiale. Eh, lo sai che. Non lo voglio dire, però. Però effettivamente, Ditto è un bel dito, eh. eh esatto. Bologna... Bologna è stato. Buono, però. Però, boh, dito nel culo. Ah, no, Q, cu... scusami, Q. Uber poco usato, ma che ha chance di fare bene, secondo te? Ho detto, secondo me gli Uber poco usati sono effettivamente Corridon. che secondo me una top 16 potrebbe uscire da qualche giapponese, qualcuno, magari top 16, top 32 potrebbe farla, anche se non esiste più top 16, top 32 perché ormai è l'eliminazione diretta, però insomma poi alla fin fine un, un punteggio zero danno. E, anche perché quest'anno praticamente la top 32 prende i soldi, quindi bisogna insomma riuscire ad arrivare ai 5.000 dollari almeno. Uh, Cos'è il quarto Pokémon di Joe? È Urshifu Water Che i giapponesi lo mettono tipo Gigantamax Per far, far capire che è lui Però insomma è Urshifu Water Non so perché hanno scelto quel PNG Però Che fa pure schifo Se vi posso dire la verità Però uh, è forse è per distinguerlo insomma, per, Tra Ushifu Water e Shifu Dark uh, come, come si chiama Il giapponese che fece top al mondiale a Londra con Raiko Era una bestia eh. Lo sai non me lo ricordo Non me lo ricordo mi ricordo, però. Mi ricordo, proprio Mi ricordo proprio. Mi ricordo se era proprio Yamamoto. Non ricordo proprio. I se ne escono con Coredon Venusaur. Secondo me ci potrebbe stare. Eh, vi dico che secondo me Coredon Venusaur se lo sta giocando ancora Robby il senior che l'anno scorso hanno fatto secondo posto. Quest'anno potrebbe eh, effettivamente arrivarci alla fine. Eh, per quanto riguarda questo torneo di, di Liberty Not, Liberty Not, ragazzi, quello come vedete su in alto, potete vedere il.. Um, Potete vedere tranquillamente il codice di Twitter, seguitelo perché ovviamente ci sono i tornei. In più su Liberty Not caricano tanti team rental che potete prendere. Quindi seguite sempre, se vi raccomando, seguite sempre uh, il Giappone perché il Giappone è la patria del gioco. Uh, quindi mi raccomando, informatevi sempre sul Giappone, quello che stanno facendo, quello che sta succedendo, perché è veramente sempre tanto importante. Va bene uh, detto questo. Uh, Joseph Ugarte va a portarsi a casa questo piccolo torneo e se vi posso dire la mia sul team di Ugarte a me il team di Ugarte non mi piace uh, non mi piace perché uno è troppo lento 2. non ha risposta a fake out. doppio fake out con Rillaboom secondo me potrebbe comunque dargli fastidio uh, è vero che ha doppia risposta a Calido con Grimsnall e King Gambit ma non lo so uh, conoscendolo probabilmente il team gli è piaciuto e al mondiale probabilmente cambierà qualcosa ma forse porterà una cosa del genere Ugarte Uh, però, sì, Ugarte è fissato sia con King Gambit ma anche con Volcarona, eh, pure lui quindi gli piace quindi uh, ci sta. però, mh, guardate, Ugarte ha giocato veramente, veramente tanto quest'estate. Ha vinto tanti tornei, ha provato tutto: calido, kali ice, chiogre. Uh, ha giocato di tutto, Ma veramente di tutto. E come vi dicevo, sì, ha vinto tantissimi tornei. E penso veramente che Ugarte possa fare bene questo mondiale. E, e sinceramente, vedo che è quello che ha utilizzato di più. Quello con Miraidon. Quindi, ci starebbe anche che lo porta ai mondiali. Eh. Sì, sì, Joseph. Sì. Non solo Joseph è un grande giocatore, ma anche una grande ragazza. Dico niente, non ho detto niente. E, comunque, bellissima ragazza, bravissima commentatrice! L'ho conosciuta in Giappone. E via, vero, vero. Eh, salutiamo Sierra, un bacione. Mi ricordo un carte del P 2022, forse era la prima, non lo so. mondiale, stupenda! Sì, sì, sicuramente. Comunque, ehm, abbiamo eh, poi Zin, in top 4, come vedete, calido. Eh, mi ricordo che al Vittorio Rota ha portato Kalido uh, con Mieshao. E secondo me Mieshao. Allora, non solo Mieshao, secondo me i wide guard al mondiale usciranno. Ok? Perché sono un po' spariti. Uh, Pelipper ha avuto il suo momento di gloria, e poi è sparito un po'. Cioè, non è che è sparito, però ci sta molto poco rispetto a prima. E... Mieshao pure è calato di usage. Ma ovviamente, perché, eh, sai, Whimsicott, comunque, tanti Pokémon che gli danno molto noia. Uh, Iron Valiant potrebbe sbucare? Sì, perché no? Perché no? Perché no? Secondo me tutti i Wild Guard uh, attualmente sono utilizzabili, perché... Vi spiego, torna a Smirgol, sì, sì, Smirgol, preparatevi perché ne vediamo un fottio. Sai quante, sapete quante volte vedremo Protect, Protect, Boosting Speed, Auto-Win? <ride> Cioè, immaginate uh, un matchup un po' difficile, Smirgol, Protect, va sui speed, Spora, vinto. Quindi... Ma si gioca meno Moody? No, no, in realtà no. Cioè, l'unico team in cui uh, si gioca un tempo, uh, Smirgol, è quello, con, uh, è quello con, che ha fatto Alexander Hill con, con, con quelle strutture, diciamo, Trick Room. Con Kalios sì, esatto, con Kaliose si gioca Moody. Uh, le strutture, diciamo, da Trick Room. Uh, Smirgol è il turbo gas che nessuno aveva chiesto, no? e neanche ci meritavamo. Kalias ce lo stiamo dimenticando? No. Kalias non ce lo stiamo dimenticando. Uh, ne abbiamo parlato prima. Uh, dicendo semplicemente che Kalies attualmente. Uh, ha avuto un leggero drop. Kaliise attualmente ha avuto un leggero drop dettato dal fatto che. Uh, Calidow è aumentato parecchio e soprattutto è aumentato in, uh, in strutture di team che uh, Kali X Ice non riesce a gestire bene. Um, in più, anche i Miraidon team hanno trovato diciamo, gli escamotage per uh, riuscire a battere Kali Ice, anche se comunque si mantiene un matchup molto difficile per Miraidon. Zamazenta è il matchup quasi ingiocabile per Kali Ice almeno. Non ingiocabile, però le strutture tipo quella di, di Fede Campo che ha vinto il VV, Victory Road, uh, soffriva particolarmente Zamazenta. E sai, non, è difficile andare al mondiale quando proprio hai autolose da un Pokémon. E comunque, guardando, continuando a guardare questo torneo, vediamo che veramente ci sono tantissimi Miraidon: 1, 2, 3, 4, 5. In più, come vi dicevo prima, Ania, che era il vincitore della nazione giapponese, è andata a riportare Terapagos. Terapagos su Shifu, Chen Flatterman, Rila Buminzi. Quindi, doppia core in Sirilla eh, Feta, eh, Avizia da Roma. Cosa sta provando del video? No comment. E, um, Flatterman, probabilmente, boost in speed, Chen che insieme a Urshifu comunque ti dà la possibilità di avere una doppia core molto potente, Flutter, Pau, due Pokémon velocissimi che, che danno molto fastidio, in più c'è un Pau comunque avendo la stessa speed di Miraidon e di Coraidon comunque eh, è un Pokémon che può dare noia eh, Sanin Joele, grazie mille per l'abbonamento il pardo ringrazia da Los Angeles ma tipo un Ice non potrebbe sbucare mm, non lo so, non lo so secondo me all'inizio all'inizio c'era qualche calliest in glu, eh, Addirittura l'ho visto giocare da qualche italiano a Bologna. Se non mi sbaglio, proprio da, da un paio di italiani che lo hanno portato. E... C'è stato un enorme crollo per uscitare perché non sarebbe male per gestire Kalido. Allora, in realtà, questa cosa del Kali Kalix Shadow. Eh, scusate, eh, dell'Urshifu Dark che gestisce Kalido. Eh, in realtà non è così vero. Nel senso che le strutture con calido, che potete vedere anche su questa screen, ci sta Clefairy, Ferri. X Shadow, ha la Terra Fairy, eh, oppure ultimamente c'è anche la Terra Dark. Eh, mh, boh, secondo me il CV Dark è forte, non tanto per Calidex Shadow, ma perché soprattutto nei team passivi mette tanta pressione. Eh, ciao Andre. Ciao Andrea, come stai? Bello mio. E... Reginbolt è poco usato in Giappone? No, in realtà, Reginbolt è comunque utilizzato con uh, varie strutture di team. Uh, Reginbolt ha anche avuto un leggero crollo di usage, però è sempre molto presente. Buongiorno Matteus, grazie mille, grazie mille per il quinto mese. Pardo, ringrazia da Los Angeles, ancora ancora, VG Peach, yes, siamo qui, siamo qui, siamo qui a commentare. E non ero banato di Ushifu? No, nella prossima regulation, bello mio. Nella prossima regulation verranno bannati tutti i Pokémon leggendari e semileggendari. Quindi eh, ci siamo, insomma. E... Comunque. Sì, 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 Necrozma. C'era Urshidark con Miraidon, ma nel corso del tempo, dopo Bologna eh, Uscifu Dark è stato, probabilmente piano piano sostituito da Urshi Water, perché. Urshi Water comunque colpisce meglio tutto il resto, eh, colpisce bene, insomma, eh, meglio le cose insomma, che soffre Miraidon. insomma. Se sentite strillare, probabilmente è mio figlio. Eh, però, insomma, quindi, questa era per farvi vedere un pochetto eh, anche il panorama giapponese. Secondo me i giapponesi cucineranno tanto, la cucina più speziata ce l'avranno proprio i giapponesi, ragazzi. C'è poco da fare. Mentre io passerei, invece... Ehm, agli americani passerei agli americani. Allora, questo è il sito di Victory Road, ragazzi. Su Victory Road, insomma, potrete andare a vedere tutte queste piccole, bellissime interviste. Eh, interviste, insomma, analisi sul metagame. Eh, in cui praticamente analizzano un po' tutti i team che verranno al mondiale delle, delle varie regioni, Io ve lo ripeto sempre. E, eh, ho giocato quel team a Bolo. A ah, Bologna, di. Sì, 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 no, ma assolutamente Negros, ma Assolutamente ti sto dicendo che attualmente, attualmente Fu Dark eh, ha trovato un usage meno frequente di quanto era ai tempi di Bologna. Cioè, è stato letteralmente sostituito piano piano da Usci Water. Se cioè, hai visto dei Miradon Team, l'hanno praticamente sostituito. La regga sarà a casa era post mondiale. Sì, dal primo settembre. Uh, andiamo a vedere il team Nord America, quello che ci dovrebbe mettere un po' più paura di tutti. Uh, questo... Ovviamente abbiamo una concentrazione di giocatori eh, quasi infinita Io penso che i maggiori inviti al mondiale siano arrivati proprio tutti dagli Stati Uniti Gli Stati Uniti sono eh, quelli che hanno avuto più regionali Cioè ragazzi gli Stati Uniti hanno avuto Anzi ma facciamo una cosa, visto che abbiamo il calendario Vediamo quanti, quanti regionali hanno avuto gli Stati Uniti Perché i Fortunelli, i fortunelli hanno avuto il eh, internazionale, il 7 e 9 giugno 2024. Ok, vinto da Patrick Conner, se Ricordate la finale contro Aurelien con Kali Ice? Il buy in Nord America sono la top 10 o 15? Non mi ricordo, non mi ricordo questa cosa. La devo recuperare. che tanto eh, Mi sembra top 12. Se non mi sbaglio, la ah, il oh, sai che Il day. Ah, no, aspetta. Il, il round 1 buy mi sembra solo la top 8. Poi il resto c'erano anche gli stipend. Vai tipo top 12, top 14. La, gli stipend. Questo probabilmente USA, sì. Uh, dicevo ragazzi, uh, allora regionali e special event, eccoci qua. Uh, I buoni americani hanno avuto Pittsburgh, Peoria. Eh, lo so, lo so, di PC è un macello, con i numeri ragazzi è un macello. Comunque, um, Peoria, abbiamo Pittsburgh, Peoria, Sacramento, Toronto, San Antonio, Portland, Charlotte, Knoxville, Vancouver, Orlando. Indianapolis, Carolina e Los Angeles quindi abbiamo avuto 3 6 9 11 12, 13, 14 regionali più l'internazionale ok? In più In più se la vogliamo dire tutta Il se non mi sbaglio c'è stato uno special Vabbè c'è stato uno special mi sembra che ci sia stato a No, non l'hanno calcolato qua, ok. Perché se non mi sbaglio c'era stato uno special molto vicino all'America in cui ci potevano andare gli americani. Però non mi ricordo qual era tra questi del, del, sud, del sud America. Uh, io so che ce n'è stato uno in cui sono andati tanti. tanti americani. Non mi sbaglio forse. Boh. Forse. No, Lima no. Boh, non lo so, vabbè, non voglio dire cazzate. Uh, eh, l'America è grande, è giusto? Però. Se guardiamo quello che ci abbiamo avuto. Uh, ci abbiamo avuto noi, nord, noi, noi europei. Eh, noi ce ne abbiamo avuto un pochino di meno, capito. Eh, cioè... cioè, vedi, noi ci abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ragazzi. Cioè, Saruma Chan, grazie mille per l'abbonamento. Il Pardo ringrazia da Los Angeles, ovviamente. Eh, allora, io, io capisco. Cioè, io capisco che loro hanno uh, una fetta di. Eh, si sposta la telecamera eh, una fetta di del più alta eh, di cutere special quindi senza soldi. esatto anche questa cosa che palle cioè il fatto che noi abbiamo degli special che non danno premi in denaro cioè io dico no io capisco essere avvantaggiati perché eh, loro sono più grandi organizzazioni maggiori cioè però secondo me noi dovremmo aumentare un po' i regionali perché Sostanzialmente, guardate, cioè, questi ci hanno avuto 14 regionali, ragazzi. In più, cioè, se andiamo a vedere anche cioè, quanta gente c'è andata. Cioè... Ah, eccolo! Eccolo il regionale. Ah, no, l'hanno messo in America. L'hanno messo in America, ok, ok, ok. Niente, niente, come non detto. Eh, il Car Carolina, Carolina Special Event: 45 giocatori. <ride> eh, comunque, vabbè. vabbè. Ognuno fa quel che può. E, io infatti pensavo che il Carolina Special Event l'avessero ave, messo tra i tra quelli eh, l'Atam invece no l'hanno messo tra gli americani vabbè ci sta ci sta e Indianapolis non mi sbaglio eh, cioè, ho 688 giocatori ragazzi 688 cioè, giocatori eh, mentre quello forse con più è con l'Atam la tua, cro la tua torre è crollata. Sì, però io ho fatto una casa è crollata. Quindi, tu hai fatto una casa ed è, ed è crollata, da sola, non penso sia cascata da sola. Gli avrei dato una botta. A te, non so, eh, sì. <ride> vabbè. Un cioè, momento, momento Leonardo. e Vabbè, comunque. Ah, Anf and F. And f 92, grazie mille per l'abbonamento. Il Pardo ringrazia 44 mesi. Grazie, bello mio. Eh, scusate, ogni tanto c'è mio figlio che mi deve venire a raccontare qualcosa. <ride> Dramma in live. <ride> è sicuramente caduta da sola. Sì, sì, vabbè, mio figlio. Cioè, 110%. No, ma infatti, io stavo per dire, cioè, è crollata una capanna. È, è, era una torre un po' capanna. <ride> era una torre un po' capanna quella, Leonardo. Comunque. Uh, come abbiamo visto, insomma, Wolfy Glick uh, ci va a vincere, Charlotte e Orlando. E, insomma, insomma, Wolfy uh, Insomma, grande giocatore. Uh, speriamo, insomma, che... Addirittura Wolfy Glick ha dichiarato, ha dichiarato che vorrà essere super concentrato per questo mondiale e che non. Uh, non darà... Molto spago a, ai suoi fan, non rilascerà foto, interviste, e... niente. Perché ha detto che deve stare super. Non era casante estendibile, non era casabile estendibile quella torre di Leonardo. E quindi, mh... allora a me non mi è piaciuto molto questa dichiarazione di Wolfi, perché alla fine tu sei un personaggio pubblico, è vero che sei un personaggio sportivo che Va a fare un mondiale, ma sei sempre un personaggio pubblico eh, nel corso del BGC, quindi volevo chiudere la porta per favore. Mm. E, e quindi, essendo un personaggio pubblico, così in cui la gente va ai mondiali anche per vedere Eduardo Cugna, per vedere Wolfie League, per vedere eh, i campioni mondiali, boh, secondo me questa dichiarazione fatta nel senso se la poteva anche risparmiare perché. Mm, ha uh, detto porterà Ince al mondiale. Continua a fare no quella adesso per passare di sabato. Può essere, può essere. Uh, nel senso, da se poteva risparmiare poter, perché poteva tranquillamente non scriverla, non scrivere niente, uh, stare in albergo fino al venerdì del mondiale e basta. Evitando di scrivere una cosa che per alcune persone poteva essere anche un po' spiacevole, Ok, nel senso del fatto che tu non, non ti caghi i tuoi fan. Nel senso, sì, ok, va bene. Tanto fa 6-3. No, dai, secondo me no. Secondo me fa dei 2. Non è Wolfie fa dei due. Magari intendeva in venue. Allora, da quello che ho capito il messaggio, intendeva. Secondo me intendeva proprio. A un'olulu. Nel senso, a proprio. proprio. shall dei due. No, perché sta cattiva verso Worf? Worf, ragazzi, per me, se li vince il mondiale, io sono solo che contento, eh. Cioè secondo me Wolf è la storia del VGC ragazzi, quindi semplicemente uno di quei giocatori così forti... Eh esatto Kaiden, vedi Kaiden che ci, ci fa vedere un messaggio in chat e ci dice ovunque, esatto, dal messaggio infatti che, che lui ha scritto sui social mi è sembrato proprio di capire ovunque, finché non esce dal torneo. Ma sì, sì, ma allora, che dopo i mondiali ha finito, fa tutto, ok. Però, nel senso, se, Cioè, se è una mia opinione, eh. È una mia opinione. Cioè, per me poteva anche evitarsi questa cosa, da dirlo. Punto. Voleva evitarlo? Stava per cazzi suoi, non aveva detto niente. Magari se qualcuno veniva, si faceva di un po' antipatico, però... Evita di scriverlo, dai, cazzo di frega. Poi, stiamo a giocare a Pokémon, dai, su. Cioè, Ci stiamo comunque divertendo, cioè, comunque, per quanto è... È competitivo ci siamo e tutto però insomma stiamo giocando sempre uh, a Pokémon. Sì, poteva secondo me poteva dirlo in maniera di basta diciamo questa cosa qua comunque attualmente secondo me è esatto bravo Ladu che lo, lo ha scritto in chat questa cosa cioè secondo me poteva tranquillamente senza sbandierarlo fare questa cosa stare per cazzi suoi a Honolulu... Uh, e via E eh, lo so Seba Hai ragione Però in questo anno in particolare uh, Lui ha iniziato questo anno dicendo Non giocherò più cazzate Perché gli altri anni lui Pensa di aver giocato cose non ottimali Non al massimo della potenza Quest'anno invece uh, Ha giocato cose meta Ed è andato molto bene cioè, cazzo, ha fatto veramente dei risultati incredibili quest'anno. E A un certo punto si è solo dovuto riposare, praticamente. Cioè, mm, lui il grosso del lavoro l'aveva già fatto, ok? Quindi al Nike non è andato così, però comunque ha fatto quello che gli serviva di fare e ha fatto la top uh, per passare il D1. Quindi che cazzo gli frega? Esatto, esatto, è un po' il divo, però vabbè, oh, ognuno fa quello che vuole, insomma. E, mh, vabbè, detto questo, detto questo su Wolfi, secondo me Wolfi è uno dei giocatori, ovviamente, vabbè. Uh, Wolfi Willenark, sì esatto. Um, Wolfi secondo me è uno dei probabili vincitori del mondiale. E, um, insieme a lui e altri americani ovviamente io mi immagino che uh, siamo nel Redemption arc anche di Fattura. Radifattura quest'anno è stato di una consistenza, ragazzi incredibile, veramente, veramente incredibile. E, e, e niente, quindi vediamo un po', vediamo un po' secondo me. Secondo me eh, potrebbe fare veramente bene la rifattura mh, a questo mondiale perché l'ho visto veramente consistente. Se trova il team giusto eh, potrebbe veramente fare bene. Eh, Puzzone che mi scrive, metti una musica di sottofondo. Allora, la vorrei anche mettere. Il problema è che non me la sono organizzata, quindi non, non so dove metterla. Cioè, eh, dovrei aprire YouTube, mettere quelle no. Eh, che posso mettere? Consigliatemi voi in chat, che metto, mandatemi un link su YouTube, lo metto così metto una musica di sottofondo. Uh, eccomo bot uh, eccoci qua uh, ok tutto questo vai la pubblicità non pago youtube premium ma parlo per cazzo Avete detto più bassa eh Fatemi, fatemi sapere come si sente. Si sente alta o bassa ragazzi? Un po' alta, perfetto. Abbasso ancora un poco. Così. Va bene così? Ok, ci siamo, perfetto, così abbiamo messo una bella musichetta sotto in modo che, insomma, passa, passa meglio, ragazzi. Scusate, ma comunque live è un po' improvvisata, quindi non avevo organizzato tutto, tutto, anzi che c'ho le grafiche del pardo. <ride> Ciao, Facchetti, buongiorno, buongiorno a te, grazie, grazie mille. E, allora, dicevamo, dicevamo... Guarda che bella la cam che mi... Incredibile! Oh, ormai con l'intensa... Faccio così eh no ah, intelligenza artificiale non funziona così bene eh? allora eh, squicky 94 grazie mille per l'abbonamento e grazie soprattutto dal Pardo a Los Angeles eh, oh Anf 92 grazie mille per il regalo alla community, grazie mille per i tuoi abbonamenti che hai regalato alla community grazie veramente tanto e, e Pardo ringrazia ovviamente da Los Angeles domani, domani vi ringrazierà dal, speriamo da Onolulu Nuovo vlog di 10 il Geridos in live, ragazzi Non ce l'ho, sai che non c'ho un pupazzo di Geridos E se tu intendevi un'altra cosa come Geridos Purtroppo non posso, insomma eh, Farvelo vedere, quindi eh, Spero che mi capirete, spero che mi capirete eh, Intanto non so perché ogni tanto non mi fa vedere Ecco, esatto, questa cosa del pardo Sotto, ogni tanto mi, spa, mi, mi sparisce Non capisco perché Comunque vabbè, ci siamo eh, Comunque, adesso ci siamo soffermati anche parecchio Su eh, questa cosa qua Allora, quindi, il Caterpie, esatto, il Caterpie, eh, cioè, no, non ho il Wiglet, c'ho il Diglet. E niente, gli americani comunque abbiamo, allora, Rachan Ball, che eh, va è andato a vincere Indianapolis, non lo so, eh, io spero sinceramente che vada bene, perché secondo me è uno di quei giocatori di rivelazione che gioca in realtà da molti anni Rachan, però quest'anno, avendo vinto un regionale, insomma è uscito fuori e, e spero sinceramente che possa, insomma, eh, riuscire anche, anche al mondiale a tirare fuori qualcosa. Sai, la struttura di questo mondiale, secondo me, va a premiare questa volta chi, diciamo, fin dal, dal primo giorno riesce a portare un qualcosa che mh, è fuori dalla norma, capito? Qualcosa che riesce a gestire un po' tutti i match-up. È vero che bisogna fare anche un'altra piccola premessa mai come gli altri anni questo è totalmente ma totalmente un metagame che si basa da, da, sulla run perché a seconda di team che becchi il run ovviamente vai a fare un, una run buona perché sai se, se nella scorsa regulation beccavi un team in cui avevi insomma un brutto matchup con la skill comunque potevi comunque riprenderla invece per colpa degli uber questo gap, secondo me, si va un po' a perdere. Secondo me, l'avere il brutto match-up è molto peggio e è il bellissimo meta di 50-50. Sì, purtroppo sì, è un meta di lancio di moneta, ma non tanto per... Eh, ve l'ho detto, si parla di situazioni. Si parla di situazioni perché... Se vi capita di aver visto un po' anche il Nike, vi sono situazioni in cui a un certo punto c'è un 50-50... Pesante, veramente peso, in cui non uh, si decide tutto lì e quello è il problema. Il problema grosso di questo metagame. Um, ma in India come funziona il sistema di qualificazione? Devono venire a fare i reggio in America o in Europa o hanno loro lì? Allora, Rashanbali in realtà è americano, ok, eh, è nato, è nato in India. Dovrebbe avere cittadinanza indiana americana. Uh, comunque, sì, se non mi sbaglio. Voi non sapete come ho appeso questo screen Quindi, se sentite rumori, a un certo punto caderà. Eh, sapete. Speriamo che non muoio in live. O forse sì. E, comunque Rajan. Comunque sì, gli indiani non hanno il loro sistema di qualifica. E devono quindi fare il sistema CP. Devono eh, partecipare al sistema CP do, nelle regioni in cui è presente il sistema CP e il, i tornei. Tasto clipping: card Esatto, quindi tenetevi pronti perché, se casca il green screen, eh, abbiamo una clip. Più che altro mi casca addosso, quindi non so se avrete ancora live di domani, poi nel caso. Ehm... Eh, dicevo, per gli americani abbiamo: secondo me, vabbè, Wolfie Click, uh, Re Di fattura, uh, ne abbiamo parlato prima. Abbiamo Joseph Fugarte uh, per il song. Kill la green screen streamer. Sì. Ritorna mio figlio, gli da una botta al green screen e via. Ehm. Allora, aspetta che recupero uh, un messaggio, di Necrosma. Tutti i meta sono dei 50 e 50. Se lo mettiamo così, comunque. Allora, Necrosma, su questa cosa in realtà c'ho da ridire: nel senso che, secondo me, prima uh, avevi dei, anche delle flowchart, delle situazioni un po' più studiate, un po' più ragionate. Sapevi che uh, alcune situazioni per, per altri erano dei 50, ma per te, in realtà, sono situazioni in cui tu hai già ragionato. Uh, in cui ti conviene, in ogni caso, arrivare a un determinato punto. Invece, qua uh, la potenza degli Uber ti mette in una situazione che, se In una situazione perdi l'Uber, ti faccio un esempio. Nei team in cui, ne so, Mirror di Calido, Mirror di Calido preferi in Sirilla. Uh, se tu perdi Calido, 80% dei casi hai perso la partita, ok? Poi magari riesci a recuperarla perché fai le magie. Tra Rilla e Inzi magari riesci a creare delle situazioni in cui ti diverti in vantaggio, però uh, è un meta in cui il 50-50 perso mh, diciamo non ti premia proprio, Cioè non uh, cioè, scusate non ti premia proprio, è sbagliato, 50-50 eh, perso non hai modo di uh, recuperare il distacco creato da quel 50-50, invece prima sì, perché Pokémon è un gioco che è pieno di 50-50, questo, questo ti do ragione. Eh, però eh, i 50 e 50 che creano i mono uber sono più significativi, non so se mi hai capito Cioè, eh, possono veramente essere brutti Sì, Necrozma, assolutamente, è il, è il gioco Pokémon che è fatto così Ti sto solo, sto solo dicendo che eh, influisce molto di più in un meta uber questo guarda non lo dico solo mio solo io ma lo dicono in tanti Zagots, grazie mille per i 30 mesi e uh, ovviamente il pato ringrazio da Los Angeles quindi uh, io sono d'accordo sul fatto che uh, Pokémon è un gioco che si basa molto sul lancio di moneta ma non è solo Pokémon perché anche il TCG stessa cosa ci sono altri giochi che si basano dei 50 e 50 e siamo d'accordo tutti però ci sono dei 50 e 50 situation del Mono Uber che a cui non si può tornare indietro, capito? Cioè non si riesce a recuperare tramite uh, una, una, diciamo, una stabilizzazione anche in testing di questi 50 e 50. Ok? Ti faccio l'esempio più significativo. Che è ancora, diciamo, meglio, di quello che ho fatto prima. Uh, il mirror tra Miraidon. Soprattutto terraferi no? Uh, cioè il mirror di Miraidon Terraferi, tu devi. Diventa che Mon perdi, anche in non-Uber Quello dico, poi siamo d'accordo che non-Uber è un formato di merda Sì, quello intendo, vabbè, comunque eh, Quindi, cioè, mettiamoci Miraidon contro Miraidon. Tu devi, cioè, tu devi farti un plan Per fare in modo che vai a colpire l'altro Miraidon. E, eh, capito, eh, cioè Quindi o ti giochi il Dragometer O ti giochi l'Electro Drift, o ti giochi Eh, tu devi sperare, insomma O fai sempre l'Electro Drift che dovrebbe essere la mossa migliore eh, e, se, e se Lui tera Gli fai l'Electro Drift in testa, se non tera ti hai fatto un Electro Drift che lui resiste 4 verre. Quindi è... Boh, è un po' un macello. Veramente un macello, capito? E chi vince quella tie, quindi quella tie, quel 50-50, poi vince. Però ci sono altre tie nel mezzo. Cioè, altri 50-50 nel mezzo. Quindi è veramente un macello questa cosa. Veramente un macello. Quindi niente. Quindi dicevamo, per quanto riguarda gli americani... Eh... Per me Wolfie Click, Rally Fattura, Joseph Ugarte sono i primi giocatori insomma in lista per fare veramente un day 2 incredibile Ma in America ce ne stanno veramente tanti di giocatori forti Abbiamo, cioè, parliamo di James Evans, Alexander Hill, Chupa Cross. Sono veramente la creme della creme sempre i giocatori americani Ma l'America, fortunatamente, il Nord America ha veramente tanti giocatori forti uh, Il mio sogno terapico scampiò di Sai. Non lo so, non lo so non lo so sinceramente quanto in realtà Terapagos possa fare bene. Secondo me ne vediamo uno in top 8. Uno in top 8 che sarà quello più particolare. Tarlao campione caserebbe. Allora, Tarlao nell'intervista che abbiamo fatto con Saido ha detto che riporterà Terapagos. Poi non lo so, poi non lo so. Però lui l'ha detto lui, eh, quindi non, non sto spoilerando niente, l'ha detto lui. Parlavo con un giocatore di TCG la sera prima di Bologna. A caso, amico di un buon amico che la giocava poco. è venuto a bolo, specialmente per il torneo. E mi diceva che da loro è anche peggio: un giocatore è bravo in VGC anche col matchup peggiore: 20% di vincere. Se gioca perfetto, un modo lo trova. In TCG, se sei il migliore del mondo, matchup sbagliato, autoloss. Eh sì, ciao Tenshi ciao care Tenshi Nomatsu, ciao bello. Sembrava abbastanza sicuro il Terapagos. Va, va, te, guarda, Tarlao. Sono tutta la season che gioca a Terapagos, quindi. Eh, quindi. Probabilmente rigiocherà Terapagos. Eh, Tarlao, Tarlao meriterebbe una top 8 al mondiale. Tarlao meriterebbe una top 8 al mondiale, veramente, perché Tarlao, secondo me, è uno dei più forti. Alex Gomez ha detto che non vede bene l'America in questo mondiale. Allora, io, infatti, vi sto dicendo i giocatori che dovrebbero andare bene. Io. Io l'America, in realtà, mh, so che stanno giocando dei team un po' di merda. <ride> allora, io mh, non so che cosa... Cioè, ad esempio, se guardiamo Ugarte, già vi ho detto, insomma, che il team che, che sta giocando, secondo me, non è fortissimo. E... Mh, poi, um, se, Io so che Wolfie Click dovrebbe aver testato un'altra volta il caldo, della Water. Ehm... Um, So che un altro giocatore, non mi ricordo se James Evans o un altro, stanno giocando Kali Ice con Ogerpon Grass, con Defiant. Uh, se non mi sbaglio era Ogerpon Grass con uh, Ballet Seed, con Loaded Dice. Cioè, uh, allora, da quello che ho capito, da quello parlando anche con altri giocatori, Um, gli americani stanno testando roba da mondiale nel vero senso della parola nel senso che um, stanno cercando di andare a vincere quindi portando anche qualcosa di più particolare e, da quello che mi ha detto allora Marco Fiero mi ha detto gli americani stanno utilizzando team cammello ok quindi nella sua lingua sostanzialmente dovrebbe essere che stanno giocando team di merda sì, sì, Clear Amulet, Kali Ice Sì, sì, no, Kali Ice Difficilmente lo becchiamo mh, Difficilmente lo becchiamo diverso a Clear Amulet, ragazzi Solo i giapponesi hanno avuto le palle di portarlo a Southwest, Ma, insomma, Kali Ice mh, Non lo vedo diverso da quello che abbiamo visto fino adesso Anche perché il Clear Amulet, ragazzi, è È veramente lo strumento per eccellenza su, su Kali Ice E... Mh, gli americani non lo so, uh, io, io mi sento che comunque arriva in finale un americano, però concordo con chi dice che gli americani sono un po' strani ultimamente. Sì Ghiso, è vero, è vero questa cosa Ghiso, adesso stanno optando sul team uh, simile a quello di, uh, di Campo, il problema è che, esempio, noi italiani col team di Campo già... Abbiamo fatto le ossa, no? Abbiamo capito, insomma, i matchup proibitivi. Dovrebbero cambiare un paio di slot. Eh, Poké Alex e Rios. Eh, sicuramente faranno bene. Però non lo so. Secondo me ne arriva uno dei due, lo sai, non tutte e due. Secondo me uno dei due fa bene, l'altro no. Eh, Secondo me Calido. Sarò scontato. Ma anche per me Calido, insomma, Calido Caliice. Cioè, sarebbe bello e anche fantastico vedere entrambi gli Uber, non di copertina. <ride> entrambi i cavalli al, in finale. E vedere un, bel, un bello sconto di match up tra i due. Secondo me, Alex rispetto a Rios, meglio. Secondo me, anche per me, Alex Gomez, secondo me quest'anno meglio di Rios. Potrebbe anche fare meglio a questo mondiale. Faranno male. Oh. Ci sta necrosmo. Guarda, in realtà, alla fine, fine, Eric e Alex giocheranno lo stesso team, probabilmente. Quindi, ehm, se non prendono la call, non la prendono, eh? Cioè, dipende, dipende quello che becchi. Dipende quello che giocheranno. Io non so cosa giocheranno di quella perché su loro ho poco. Ho poco materiale. Ultimamente, ultimamente da quando stanno giocando, ed eh, uno comment, ragazzi, sul team acqua, non posso fare comment. Cioè, Ma non per, per, per il bene che voglio ai giocatori sapendo quello che stanno preparando, non, non voglio fare commenti su Ultima Acqua. Cioè, Edu, da Edu, 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 sta bene, nel senso è preparazione uguale a tanti, uh, match up un po' così. Il team ci sta, il team è forte e basta. Quindi ci sta. Io comunque mi fa piacere, perché altro? Adesso mi fa piacere parlare con voi. Quindi, ragazzi, in chat, secondo me stiamo facendo un bel discorso. Io con voi, quindi. Parliamo insieme. Uh, uh, Didi faccio anche a te la stessa domanda. Se implementeranno l'assideramento di PLA Sigel Freezer, quanto cambierebbe il meta? In fin dei conti avresti il bonus sullo special attack? Ma, allora. Allora, c'è una cosa da dire. Uh, Casti non giocherà zio Pio, perché è stato bannato purtroppo al Nike. Poi, magari, questa cosa ne parliamo meglio. Eh. Necrosma, si tiettelo perché soprattutto sei italiano, soprattutto sei italiano tienitelo. E, dicevo, dicevo, uh, la domanda di Ron è molto carina e interessante. Uh, L'assideramento, secondo me, è una meccanica molto intelligente, inventata su PLA, ma non sono io il primo a dirlo, né, né insomma lo, lo dicono un po' tutti. Uh, po ah, il, il tuo faccione full cam, hai ragione, hai ragione. Vedi, mettiamoci in full cam, visto che ormai, insomma, ci siamo. Spostiamo la telecamera, di qua. Ok. Uh, oh, intelligenza artificiale. Se hai un'intelligenza artificiale, non di più, non prendere sovravvento. Ok? Ok, non fai come cazzo vuoi. Basta, eh? Fermo, ferma così. Um, che ha fatto per essere bannato? Allora, uh, è successa una cosa a Stoccolma. Per cui lui ha preso un ban uh, abbastanza serio. Che però gli è stato comunicato dopo che lui già era arrivato al Nike, e, e quindi. È la camera con l'intelligenza artificiale sì. È eh, molto artificiale l'intelligenza sì. E quindi Casti ha preso questo ban che non è, attualmente non è ancora stato tolto, quindi non potrà partecipare al mondiale e probabilmente da quello che so da lui in privato, almeno fino a gennaio, non pensa di tornare nel competitivo. Eh, cioè lui non ha detto smetto per sempre. Cioè su Twitter sì, però diciamo in generale... Uh, L'account X di VGC giapponese è Liberty Not che è un, in realtà un, un sito dove uh, Tirano fuori veramente tante cose riguardante il VGC, tanti team, tante cose. E potete seguirlo per avere aggiornamenti su quello insomma che, che fanno. Qual è il motivo del ban? In teoria il motivo del ban dovrebbe essere che se l'è presa con uh, una sedia, mi sembra che abbia. Eh, il discorso è questo. Non puoi fare tanto casino, ovviamente nei tornei. Eh, dovrebbe aver preso a cazzotti una sedia arrabbiato, ha preso una, un alert da uno dei, dei judge. Eh, poi, ovviamente, da lì in poi penso si sia scatenato. Insomma, un, un movimento per il Ban. Fil034, eh, grazie mille per i 48 mesi. Grazie mille. Il pardo, ringrazia da Los Angeles. Eh, io questo è quello che sapevo. Poi magari se qualcuno sa meglio, Matteo Lombardo, grazie mille per i 22 mesi. Il pardo, ringrazia, Dal Los Angeles avrebbe voluto prendere un cartello giallo da Costini. No, ragazzi. Questo solo io ho preso un cartello giallo da costini. Comunque, attenzione, perché è partito qualcosa su YouTube. Pubblicità, che... ok, vabbè, partita. E eh, Dicevo, dicevo. Voglio rispondere prima alla domanda di Ron perché la trovavo molto interessante. Eh, allora, che succede? L'assideramento è una meccanica che eh, bisognerà, vede bisognerà vedere. Ehm, ovviamente, poi, eh, nel momento in cui è stata, verrà insomma, messa, se verrà messa. Insomma, um, ok, mi sai come. Ci... Mi sai, vedi, quello che ha scritto. Mi raccogli quello che ha fatto Casti: eh, Che per un ha dato un cazzo a un pico, ci però una disconnessione, Quelli, comunque, sono prodotti che loro portano in tutti gli eventi. Il judge lo ha, ha bannato. Ci, ci sta. Cioè, ha sbagliato appunto. però è stato il metodo che è sbagliato che gli hanno detto al Nike: cioè lui è già era arrivato a New Orleans. E l'hanno bannato, non si fa, quello è sbagliato. Eh, L'assideramento secondo me potrebbe essere molto interessante. Anche perché poi, comunque, le mosse. Eh, le mosse, ghiaccio, comunque nel meta sono sempre molto utilizzate. Eh, ice Beam, Ice, ice Wind tutto. e tutto. E non vedo più che altro la tipologia. Ghiaccio cambiare che non penso la tipologia ghiaccio possa cambiare eh, il suo usage perché rimane una tipologia con veramente tante debolezze. Però diciamo che l'assideramento. Secondo me. Diciamo è una qualcosa in più che avremo. Ma non, non, so, non so quanto vada effettivamente a cambiare le meccaniche. Forse se ci sono mosse che andranno a avere un aumento della possibilità di assiderare un Pokémon, magari verranno utilizzate di più. Quello sì. Un wow di tipo ghiaccio, magari che crea l'assideramento, sì, quella sarebbe molto utilizzata secondo me, quella sarebbe molto interessante, intelligente, sì, comunque, se, riguardo il, il discorso Casti, secondo me, um, secondo me, TPCI dovrebbe rivedere queste. questa metodologia del, del ban, anche, anche su um, IK... Io non ricordo il nome di Suika Yogi eh, Kayeda Yoyi Kayeda, <ride> Yoyi Kayeda eh, Esatto, zio bio, vedi Che ho ninjato, me lo so, ricordato e, Anche Suika è stato bannato recentemente Per tutta quella situazione eh, eh, Australiana, insomma Grazie, <ride> mando subito una mail A poco a poco, altrimenti non entreranno mai Va bene, va bene Ehm Comunque. Eh, quanti ditto vedremo? Secondo me sì. Allora, Guarda, ti devo dire: secondo me. Io spero, spero al mondiale di vedere anche una situazione in cui ci saranno quattro Uber in campo. Cioè, io mi sarebbe divertentissimo. Tipo quadruplo Plocali Ice, tipo. O quattro Calido. Cioè, immaginare la Thai dei quattro Calido. Espl esplode la switch. Raga, esplode la switch, ragazzi. <ride> Io penso esplodi totalmente la switch <ride> meme di Spider-Man. <ride> Cosa fa l'assideramento? Guarda, l'assideramento è una meccanica introdotta in Pokémon Legenda Arceus: Che praticamente non era il congelamento. Però, praticamente invece di avere il congelamento, c'era una meccanica diversa che abbassava l'attacco speciale. Ma le è considerato Uber o può essere giocato a fianco a un chiocere? No. Regigigas è considerato un semi-Uber Al pari di Registeel, uh, Regice e Regirock Infatti Regigigas questa cosa non l'ho mai capita Cioè secondo me Regigigas poteva tranquillamente essere messo come Uber Anche se, boh, poi nel senso Regigigas fa abbastanza cagare era forte con la Dynamax, era forte con la Dynamax perché eh, il quantitativo di, di HP con eh, il fatto che insieme a Weezing eh, eh, gli levava l'abilità, comunque era molto forte. Allora, su Victory Road ovviamente appare Yogi Kayeda come eh, sezione Oceania, anche se lui è giapponese. Lo sappiamo tutti, questa cosa l'abbiamo già... Detta e ridetta. intelligenza artificiale mi hai rotto il cazzo. E, dicevo. Uh, dopo Domani la levo. Um, però, da quello che so, se andiamo sul sito dei, dei BAN, uh, a quanto pare dovrebbe essere ancora segnato tra i bannati. Speriamo che magari prima del mondiale. Mo, dovrei andare a ricontrollare. Magari un, un puzzone su questa cosa mi potrebbe aiutare. Allora, cosa ne pensi di, di se in futuro i giochi mainline. Pokémon fossero con i reparto online di LPA senza stadio lotta e le lotte competitive vengono spostate su un'app per Switch Free o con un avvento annuale con Spot e lotta miguri da sfere i team creati con i Pokémon dei giochi principali. Allora, cosa chi? No, eh, Puzzone ti dicevo se, se Suica. Se Yogi Caglieta è ancora bannato. La deficienza artificiale colpisce ancora, sì. Esatto. Eh, Pardini Cenzeno gioca venerdì, sabato e speriamo pure domenica. <ride> I mondiali li fanno la notte, Ernie. Allora, Puzzone ci dà la conferma che Yogi Caglieta risulta ancora bannato da DPCI. Quindi non penso che possa partecipare al mondiale. Eh, il mondiale, ricordiamo, questo venerdì dalle 20 di sera verrà streamato sul canale di Sadonia Chiara. Eh, dalle ore 20 eh, fino alle 7-8 di mattina. Oh, True Joker, grazie mille per i 54 mesi, ovviamente il pardo ringrazia da Los Angeles. Mi dispiace per me, per me che devo streamare fino alle 8 di mattina, porca madosca. Mannaggia i Pikachu Meno male che sto lavorando di notte, quindi mi sto cercando di abituare al, all'orario notturno. Diciamo che fino alle 3, reggo, poi comincia a crollare l'occhietto. Poi diciamo dopo, dopo un po' comincio a stare così. Non hai capito il ban di Suika. Allora, eh, Suika è stato bannato perché eh, la cosa dell'Australia non era totalmente regolare. Perché lui sta studiando in Australia e lui si è messo la cittadinanza, non la cittadinanza, scusa, ha messo come città in cui alloggia eh, Melbourne, se non mi sbaglio, ma eh, questa cosa non si può fare. Ok è diventata regolare da il prossimo anno proprio in virtù di quello che è successo a lui perché lui che ha fatto le ha fatto il nazionale giapponese non l'hanno preso e non avendo preso lui ha detto vabbè tanto sto studiando in Australia provo a competere per il circuito a punti ok povero cosa dovrebbe fare mentire guarda infatti infatti tutta questa cosa è tutta diciamo un qualcosa di, di sbagliato che alla fine TPCI ha, ha sistemato però per il prossimo anno ok quindi purtroppo lui è stato un po' il martire di questa situazione ok lui si è sacrificato per un bene comune far giocare i giapponesi anche il circuito nostro capito che è stronzata sì sì ma sono d'accordo infatti che è una stronzata buongiorno spaddi buongiorno bello mio sono d'accordo che è una stronzata sono d'accordissimo infatti lui, lui purtroppo è stato, lui è stato il martire ragazzi lui è stato il martire di questa situazione. Dal prossimo anno, però, potremo beccare molto più tranquillamente i giapponesi a fare anche il nostro circuito. Il problema è che l'accento australiano è anche difficile da imitare. Ma fosse l'accento, il problema, in realtà, neanche l'inglese sapeva. Purello, il povero Yogi Gaieta. Più che altro, lui è stato segnalato dalla community australiana. Sì, sì, è vero. Ghiso, infatti, Ghiso ci, ci racconta un particolare in più. Bello il fatto che stiamo facendo i pettegolezzi della community. Mi piace una cifra sta cosa. Perché Tio era nella stessa situazione di Suga, ma nel della community olandese l'ha segnato. Lui era tranquillo. Esatto. Perché Tio dovrebbe essere indiano. E lui è venuto a fare il circuito in Olanda. Come fa a studiare in Australia senza conoscere l'inglese? Perché quest'anno è andato a studiare in, in, in Australia e quindi stava imparando l'inglese. Cioè, un po' di inglese lo sa. Cioè, quando mi è capitato ho fatto tipo una videochiamata con, con lui che c'era il pardo e tutto. E. Lo sta imparando l'inglese, ma non lo sa perfettamente. Infatti, l'intervista a Stoccolma è stata divertentissima. Perché il traduttore gli parlava in giapponese. Lui non ha capito un cazzo del traduttore, che gli ha detto parla in inglese. E, e poi non ha capito un cazzo manco in inglese, infatti è stato zitto. Poi <ride> non ha detto un cazzo. Ha fatto eh, okay, 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 ok, ok, ok. Quindi si cuffa tutta la comunità australiana. Sì, per canto ci stanno sul cazzo comunque gli australiani, dai. Dai, che c'è? Mega Rattle ci sta Can um, eh, perché ci sta da australiano? Ah beh c'è Zelda, però non penso sia qualificato quest'anno. Quindi non parla nemmeno il giapponese. No, penso che il, traduttore, il suo traduttore non parlasse benissimo il giapponese. Ma allora, ti posso dire una cosa. Io sarei più contento comunque se i giapponesi avessero un circuito come il nostro. A Medi A Medina non gioca più da tanto in realtà. Da post-Covid ha smesso. Cioè quello biondo. Sono tutti biondi in, in Australia. Troppo sole. Io vorrei dire una cosa, ma non la dirò. Ah mi puoi dirla. Qualcanea di Pardini, quindi. Che me frega. No. Hai fatto la cacca. No, hai fatto la No, hai fatto la pasta. Hai fatto la pasta? Ok, mio figlio ha fatto la pasta. Non la cacca, ha fatto la pasta. Come vedi il pardo è questa mondiale, quella italiana. Allora, il pardo. Pardo, non si parla del Pardo, ragazzi. È il canale del Pardo, ma non si parla del Pardo. Ho già parlato parecchio. Recuperate il VOD di questa live per capire quanto, quanto danno ho fatto. Eh, Ameti, che è grande, sì, Ameti, ragazzi, era. Era veramente forte. Veramente fortissimo, Ameti. Cioè, oddio. Boh, secondo me, vinceva più per il fatto che era premiato dal building. Vi per dico dire la verità. Allora, la Rattol è una giocatrice molto forte. Ehm. È una giocatrice molto forte, Megarattle, di cui sono già... Ha fatto già un paio di anni in seguito che ha fatto top 8 al mondiale, se non mi sbaglio. Allora, domanda molto bella. Diddy di non ti dispiace un po' aver smesso di giocare e di smesso di a giocare tra con gli altri? No, ti dico la verità. Cioè, ti dico la verità nel senso che uh, io amo tanto questo gioco, però non sono mai stato molto competitivo. Cioè, ho sempre avuto questo difetto, cioè... Mh, L'anno in cui ho fatto le mie prime competizioni, ho fatto top 8, ho fatto top a un regionale, ho preso la qualifica al mondiale, sono andato bene quasi a tutti i locals, l'anno in cui non sono andato bene, sono andato bene per i miei standard di quello che potevo fare e basta, poi non ho più avuto il tempo di giocare, quindi nel senso a me piace tanto aiutare gli altri, cioè a me veramente io sono molto contento quando aiuto gli altri a testare, quando troviamo qualcosa di bello insieme, quando... Uh, si gioca tutti quanti, mi piace tanto fare il commentatore. Mi piace tanto fare il commentatore, però non... non, non cioè, non ho bisogno di andare lì. Mi è, mi è piaciuto tanto andare l'altro anno in Giappone e vivere insieme a loro l'ansia il, il, per il Torneo. Dicero che non giochi per non far sfigurare gli altri. No, tanti hanno detto questa cosa, che, che io se giocassi ancora a Pokémon sarei uno dei più forti. Ma non, non mi interessa, ragazzi. Cioè, nel senso, non... Cioè, il mio, il mio tempo da giocatore è passato. Cioè, nel senso, sono contento che vanno bene gli altri e sono lì a commentarli e spero di commentarli bene. Spero sempre di essere. Il, io adesso spero di essere il miglior caster tecnico che abbiamo in Italia. L'umiltà al primo posto. Vabbè, ma io, io sono. Guarda, chi mi conosce sapete che io quello che dico sono sincero, eh. Coach Diddy. Guarda, io sono, sono sempre sincero. Difficilmente dalle mie, dalla mia bocca osc. verrete. Sentirete cazzate, nel senso, non ho, non ho rimpianti, sinceramente, non era la mia aspirazione vincere il mondiale. Se la dibatte come commentatore tecnico, eh vabbè, ci saranno momenti in cui sarò più forte io. <ride> io non ho... Non, 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 non è che sono sportivo. Ciao, Fragor! Diciamo, diciamo, che, diciamo che il primo caster tecnico... Il primo caster tecnico attualmente sono io, quindi... Diciamo che per, per il momento vinco io. <ride> no, vabbè, ma, ma Xella siamo amici da tanti anni, ragazzi, veramente. Cioè, una volta è meglio lui, magari una volta sono meglio io. L'importante è che entrambi facciamo bene il nostro lavoro. Cioè, non è... Cioè, Xella serve le lavagne. Maxella è tecnico di Iron Motel. Cielo è fantastico quando si fissa sui Pokémon. Arash partecipa al mondiale? Sì. Arash, Arash dovrebbe già essere a un Uluru. Arash non commenta. Cioè, secondo me, a livello di. Se cioè, dobbiamo parlare di caster tecnici, secondo me prima ci sta il Pardo. Poi io me la gioco con Arash e poi c'è Pietro. Pietro, secondo me, ha passato un momento. Ma dipende, secondo me, Pietro, quando gioca e sta bello in forma, è anche più bravo di me. Ce la potrebbe anche battere momentaneamente, Ma a pugni come se la cava? <ride> no, ovviamente si scherza. Però è. Eh, cioè, secondo me abbiamo un bel livello in Italia riguardo i caster. Cioè, in generale. Cioè, in Italia, in Italia come commentatori siamo veramente tanto forti. Poi Pokémon. Eh, siamo veramente bravi, secondo me. Pietro, se Pietro, se dedicasse il suo tempo a giocare tanto, Pietro farebbe i suoi result. Perché non gli va? Un bacione a Pietro che ci starà pure ascoltando magari. Anzi no, anzi no, non ne guarda le live. Allora, il pardo... Il pardo ci scrive. Aspetta, manda un... Mi ha scritto adesso. Manda un vocale per la chat. Sto per chiudere. Sto per chiudere. Allora gli ho detto al pardo se mi manda un vocale. Allora, Didi, qual è la call più strana che hai testato e approvato nella tua carriera e con chi? Cazzo, bella questa ehm... Allora, in realtà nel team di... Stella sta seguendo LP... L100 invece, sì, League of Legends sicuro ehm... Se... Tu sei più coinvolgente di Arash Allora, secondo me, io a livello di, di casting sono molto, nel senso, intrattenente Però eh, Arash a, a tratti è più tecnico come anche Pardini anche... Pardini è il migliore di tutti, ovviamente Diciamo che siamo online in 400. È vero, è vero. Grande. Pippus, questa cosa no, non la sapevo. Dirà che farà punto esclamativo giveaway. <ride> ah, ragazzi. Punto esclamativo giveaway. Per qualcosa, io non la so. <ride> io non la so. Vediamo se il Pardo mi manda il vocale per la chat. Eh? Così almeno poi aiutiamo in bellezza. Eccolo qua, eccolo qua. Aspetta che... Aspettate che stoppo la musica e sentiamo un attimo in live il... speriamo che non ha detto niente di compromettente vabbè mandiamo l'audio del pardo e poi ci salutiamo e ci vediamo domani buongiorno ragazzi vi mando questo vocale precisamente alle 3.49 orario mattiniero di Los Angeles dalla tazza del cesso dell'hotel che abbiamo dovuto prendere perché Um, all'immigrazione negli Stati Uniti da Los Angeles ci hanno fatto perdere la coincidenza tenendoci lì tre ore uh, i nostri bagagli sono già a Honolulu noi no uh, ora ci mettiamo facciamo una doccia perché è mattina um, notte e si va verso, verso l'aeroporto e si cerca di vedere se ci rimettano su un volo per le Hawaii Um, il buongiorno se al mattino sarà 07 drop uh, probabilmente ma noi non molliamo riusciremo ad arrivare da voi spero grazie a tutti e un bacio a fratello Ditti <ride> dai. dai abbiamo sentito Pardini e vabbè uh, avrà un giorno in più per abituarsi al jet lag dai no? <ride> però. povero Francesco mi dispiace tanto insomma che diciamo questa primo viaggio insomma verso il mondiale si è andato così, ma spero di dia la carica insomma, per fare meglio e battere questa cazzo di sfiga che è stata quella di Fantozzi. Magari rimane là e comunque, ragazzi. Allora, io eh, vi saluto a tutti. Mi ha fatto veramente tanto piacere fare questa live di talk con voi. Siamo stati tantissimi, abbiamo molto parlato insieme. E ci vediamo domani sempre alle 11. E un saluto a voi, un saluto al Pardo e vi lascio, ovviamente. Eh, Ragazzi, eh, aggiornarvi anche voi su quello che eh, abbiamo domani. Domani parliamo un po' degli europei. Parliamo un po di noi... Oggi abbiamo parlato un po' di tutto, però oggi, domani in particolare parliamo degli europei, di cosa aspettarci dai nostri eh, concittadini europei. Eh, un bacio a tutti ragazzi, ci vediamo domani stesso orario. Ciao!